Andiamo ad aprire la seduta di oggi con l'appello. Procediamo subito all'appello. Grazie direttore. Lozzi Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Giuliano. Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stellitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Presente. Diciotto presenti, quindi possiamo aprire la seduta. E prima ancora di nominare i tre scrutatori vorrei fare una piccola precisazione di quanto è stato deciso nello scorso Consiglio in merito a tre espressioni di parere. E si tratta delle modifiche alla delibera 35 e alla delibera 36 e all'espressione di parere sulla proposta di legge per, diciamo, artisti di strada, per essere generici. Allora, credo ci sia stata un po' di confusione, io mi sono già consultata con l'ufficio consiglio e col direttore e la confusione è nata da questo. Almeno in due espressioni di parere in commissione ci si era pronunciati con parere contrario. Quindi è successo che nella votazione sia le maggioranze che le opposizioni hanno frainteso, si è votato contrario. Contrario significa contrario come espressione di parere, ma noi andavamo a votare l'atto. Se l'atto è contrario, chi voleva essere favorevole doveva dichiarare contrario e viceversa. Ce n'era una addirittura in cui in commissione, e parlo della delibera 30, le modifiche alla delibera 35, ci si era astenuti, quindi non c'era stata nessuna votazione. Quindi in quel caso sì, se si dice contrario, si parla dell'espressione di parere, quindi si va a riempire il parere con contrario, ma poi va in ogni caso votato l'atto e quindi anche lì andava fatto l'inverso. Chi è contrario dichiarava favorevole e chi era favorevole dichiarava contrario, perché in realtà nell'aula si vota l'atto, non si vota l'espressione di parere, laddove sia stata già espressa. Quindi volevo dire questo, e abbiamo controllato, voglio dire, era molto semplice capire dagli interventi e anche dal video che abbiamo a disposizione, si capisce chi voleva intendere cosa. Io ho già parlato con alcuni di voi, non con tutti, mi dispiace perché non sono riuscita a raggiungere tutti ieri. E quindi volevamo proporre questo, se non ci sono chiaramente ostative al riguardo, di far intendere per facilitare l'ufficio consiglio che deve mandare avanti gli atti, quindi di intendere la votazione all'inverso,
Quindi questo lo volevo dire, ho già sentito ieri il gruppo PD, e ho parlato con il gruppo 5 Stelle, mi scuso moltissimo con gruppo Popolare Marchini e Fratelli d'Italia, non ce l'ho fatta perché ieri è stata veramente una giornata difficile e intensa, però appunto penso che sia chiaro a tutti qual è stato il motivo del fraintendimento, e sicuramente ogni volta che capiterà in futuro, ricordiamoci, sarò io la prima a ricordare, si vota l'atto, non si vota l'espressione di parere. Quando poi l'espressione di parere non c'è, si procede a doppia votazione al limite, perché si dice prima qual è il parere da inserire e poi si vota l'atto. Quindi questo ha creato un fraintendimento che era giusto correggere oggi. Allora, passiamo adesso invece alla nomina dei tre scrutatori, e i tre scrutatori di oggi saranno il consigliere Principato, la consigliera Ariano e il consigliere Ciancio. Allora, al punto 1, che è l'unico punto dell'ordine, benissimo, al punto 1, punto unico dell'ordine dei lavori di oggi, abbiamo la proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta numero 23/2016, bilancio di previsione finanziario 2017-2019, piano degli investimenti 2017-2019. Ne abbiamo discusso in varie commissioni, oggi andiamo a discutere e a cercare di esprimere un parere rispetto alla proposta. E prima di iniziare la discussione, vorrei dire che sono arrivati emendamenti e ordini del giorno. Abbiamo 18 emendamenti a nome Cerconi. Abbiamo poi diversi ordini del giorno, ne abbiamo 4 del consigliere Giuliano, ne abbiamo 12 della consigliera Cerconi, che immagino arriverà a breve, e ne abbiamo 8 del consigliere Toti. Oltre a questo vorrei ricordare che adesso apriamo la discussione e ci saranno anche richieste di deroga sui tempi della discussione, ok? Sì, lo sto dicendo, la prima è già arrivata ed è del consigliere Giuliano. Allora, apriamo la discussione in merito all'ordine del giorno di oggi e procediamo quindi al primo intervento in discussione. Io vorrei chiarire un po' quale sarà la scaletta della giornata di oggi, anche questa vista è studiata ieri con l'ufficio consiglio, sappiamo bene che sarà una giornata intensa e difficile, quindi vorremmo procedere in questo modo. La discussione, come è logico che sia, e quindi ci sarà il relatore, ci sarà l'assessore se vuole partecipare con i loro 15 minuti, ci saranno poi gli interventi dei consiglieri, 10 minuti a consigliere per chi vorrà intervenire. Si procederà poi alla discussione, alla presentazione, alla discussione e votazione degli emendamenti. Perché prima gli emendamenti? Ne abbiamo parlato a lungo ieri anche con l'ufficio consiglio. In realtà sono quelli che sono più inerenti all'atto stesso, quindi magari votando prima gli emendamenti si capisce se poi qualche ordine del giorno decade o meno. Poi verranno votati, presentati e votati gli ordini del giorno, tutto nella tempistica prevista dal regolamento, non ci sarà niente di nuovo, di eclatante. Alla fine della discussione, votazione di emendamenti e ordini del giorno si voterà all'approvazione o no della delibera, che è quella che è al punto dell'ordine del giorno di oggi. Tutto qui, spero che sia chiaro il procedimento e direi di cominciare con l'intervento del relatore sulla proposta di delibera. Allora, il consigliere Pompei ha facoltà di parola. Grazie Presidente, buongiorno. Allora, credo che sia utile in limine all'inizio fare una breve riassunto delle puntate precedenti e dire quello che è successo.
Venerdì scorso ci è piovuto tra capo e collo la richiesta di parere per il bilancio e a un certo punto ci siamo subito preoccupati di convocare, di vedere un po' che ne pensassero. Ovviamente chiedo scusa, stavo andando avanti. La richiesta di parere ovviamente è una richiesta che è obbligatoria ma non è vincolante. I margini di fare annotazioni, osservazioni e proposte sono estremamente limitati, come ci ha anche chiarito nella recente nota del segretariato. Per cui diciamo che la strada era estremamente stretta. Malgrado ciò abbiamo convocato in due giorni consecutivi, il 21 e il 22, delle commissioni congiunte, dove i singoli appartenenti alle commissioni potevano esprimere, venivano resi edotti di quanto c'era stato trasmesso dal Comune e potevano esprimere qualche annotazione con i limiti concessi dal regolamento a questo tipo di osservazioni. Il 21 abbiamo sentito l'urbanistica, mobilità e scuola e il 22 politiche sociali e commercio. In tutte e due le sedute abbiamo avuto, in particolare nella prima, abbiamo avuto anche l'assistenza degli uffici che ci hanno poi illustrato le problematiche derivanti da eventuali maggiori impegni di spesa e in questo caso sia nella prima commissione che nella seconda, diciamo propedeutica a quella che era la commissione terza, la terza riunione, cioè della commissione sesta per esprimere il parere, abbiamo chiesto ai singoli partecipanti di annotare eventuali osservazioni che ritenevano di fare, per trasmetterle poi agli uffici ed avere da questi un'indicazione sulla percorribilità delle eventuali annotazioni ed osservazioni proposte. Diciamo che nella commissione del 21 soltanto la consigliera Ariano ci ha consegnato una nota per quanto riguardava il verde, invece nella seconda commissione, quella del 22, ci sono state consegnate due proposte, una da parte del consigliere due da parte del consigliere De Candiota ed una da parte del consigliere Giannone. Queste proposte sono state trasmesse agli uffici per appunto esaminarle la percorribilità e dare ad esse peraltro quella forma prevista dagli attuali regolamenti. Ciò che ci ha sorpreso per la verità è che nella commissione di ieri a un certo punto ci aspettavamo una partecipazione un attimino più densa. C'era dell'opposizione soltanto il consigliere Carlone, il quale si è espresso, ovviamente non ha espresso parere, si è astenuto dall'esprimere alcun parere. Avevamo invitato nell'occasione anche l'assessore in maniera tale che fosse per lui possibile esplicitare quelle osservazioni che gli fossero state richieste. Purtroppo, diciamo così, data la scarsa partecipazione abbiamo votato soltanto noi del movimento e la cosa è stata poi trasmessa agli uffici. Tutto qui. Ci aspettavamo ovviamente forse una maggiore partecipazione alla commissione bilancio e purtroppo siamo stati disillusi. Tutto qui. Io ringrazio per l'attenzione, credo di aver finito, lascio la parola penso competente all'assessore che ci potrà meglio almeno in questa sede illustrare ciò che è stato fatto sul bilancio. Mi solo dico per chi fa le riprese in modo che sia facilitato. Grazie Presidente, prima di entrare nello specifico dei numeri e degli stanziamenti in bilancio, nel bilancio previsionale, progetto di bilancio previsionale 2017-2019, voglio fare alcune considerazioni di natura prettamente politica e diciamo propedeutiche anche all'approvazione del bilancio, delle considerazioni secondo me molto importanti. Da quest'atto di bilancio, per come è stato organizzato e gestito e presentato fino ad oggi, noi notiamo, almeno credo che si possano notare, due indirizzi politici molto importanti. Il primo è certamente la tempistica. Se non sbaglio, credo che da oltre un decennio che non si siano mai
rispettate le scadenze normative sul bilancio per l'approvazione. Questo ha un'implicazione enorme sulla programmazione, perché approvare il bilancio a marzo, come è avvenuto l'anno scorso, approvare il bilancio addirittura a giugno in altri anni, implica che non si può fare una programmazione. Cioè, anche avendo i soldi in bilancio si può agire soltanto per dodicesimi. Gli investimenti non possono essere fatti, quindi questo paralizza assolutamente l'attività che già esigua, che è quella municipale. Quindi la presentazione di un progetto di bilancio entro la scadenza del 15 novembre in giunta capitolina è già, dovrebbe essere la normalità, ma a Roma risulta essere una rivoluzione e noi stiamo andando su quel sentiero. È il primo punto politico che volevo sottolineare. Il secondo punto politico è la tendenza. Da un'analisi fatta sostanzialmente sul bilancio anche comunale, vediamo che ci sono stati abbastanza razionalizzazioni sulle spese dei dipartimenti, sui bilanci dei dipartimenti, a favore dei municipi. I municipi sono passati in linea generale da 200 milioni di euro per il 2016 a 230 milioni di euro circa nel 2017, oggi. Ciò vuol dire che ai municipi sono stati dati, assegnati, secondo il progetto di bilancio, 30 milioni di euro in più. Questo è un segnale importante, perché noi, chiaramente, sicuramente anche l'opposizione lo condivide, Roma si può risollevare, secondo me, soltanto attraverso un decentramento ai municipi. E questo è un segnale molto importante. Su questo ci siamo. Io sono molto contento che si sta andando su questa direzione, anche di fatto, quindi attraverso il riconoscimento di fondi aggiuntivi. Tornando sul bilancio, entrando nel bilancio nello specifico, non vi tedierò con molti numeri, ma farò una sintetica esposizione dello stesso. Come principio che ha ispirato l'assegnazione delle risorse nei bilanci municipali, sostanzialmente da parte della giunta comunale, è stata quella di garantire innanzitutto la normalità, perché qui la normalità a Roma è risultata essere una cosa che non c'era. Vi ricordo che durante il 2016, già a settembre, tutti i municipi si sono ritrovati scoperti sui fondi sul sociale. Stiamo parlando di fondi molto spesso di servizi di natura essenziale e molto spesso che sarebbero dovuti essere pagati indipendentemente dall'esistenza o no dei fondi in bilancio. Quelli sono debiti fuori bilancio. Questa era la situazione in quel momento. Appena entrati abbiamo dovuto risolvere questo problema, cioè della mancanza dei fondi sul sociale, su servizi molto essenziali, in tutti i municipi. Questo municipio ha ricevuto circa 3 milioni di euro in più. Mancavano 3 milioni di euro. Il progetto del bilancio comunale 2017-2019 ha previsto il riconoscimento, si può dire quasi totale, non solo di quanto era stato assegnato ai municipi, nello specifico nel settimo municipio nel 2016 all'approvazione, ma anche tutto quello che è stato assegnato in assestamento. Oggi sul titolo 1 noi ci troviamo circa 3 milioni di euro in più rispetto al 2016 e sono stati destinati, in percentuali così approssimative, il 90% sul sociale e un 10% più o meno sulle strade. Queste sono state i due punti. È chiaro, tutta è un'emergenza, ci devono essere delle priorità e le priorità non possono essere tutti. Si è scelto il sociale e le strade. Difatti sul sociale abbiamo circa 2 milioni e 8 in più, sono stati incrementati tutti i servizi, sia quelli di disagio sociale, sia sugli anziani, sia sui minori. L'obiettivo è stato quello di riconoscere quantomeno la copertura di tutti i servizi dal 1 gennaio al 31 dicembre, quantomeno,
perché in passato non era, non è mai avvenuto, almeno negli ultimi anni non, era, non, non avveniva. E gli interventi poi sono, sono stati indirizzati anche sulle strade. Ad oggi, nel bilancio, nello stanziamento 2017-2019, sulle strade, sempre approssimativamente, sono state destinate circa 4 milioni e mezzo di euro. L'aspetto circa 1 milione in più rispetto all'anno scorso, quasi. È un indirizzo importante, secondo me, un aspetto che non deve essere sottovalutato. Poi, andando avanti sulle altre macro aree, possiamo parlare di scuole, l'altro problema enorme. Sulle scuole nel settimo municipio sono state destinate circa, come manutenzione ordinaria, circa 650.000 euro, circa, a cui vanno ad aggiungersi tutti gli interventi che sono in progetto, quegli otto interventi con il contributo regionale, c'è da dire, su 8 scuole nel settimo municipio, per circa 2 milioni di euro, che sono di natura straordinaria. Ma a fine novembre, quasi a metà novembre, è stato approvato anche il finanziamento della ristrutturazione degli interventi sulle scuole, per altre 10 scuole per il settimo municipio, sulla problematica dell'antincendio. Sono circa altri 3 milioni di euro. Quindi sulle scuole noi andremo nel 2017 ad avere in bilancio, anche se ancora non risultano e risultano parzialmente perché faranno parte del fondo pluriennale vincolato, perché ancora il 2016 non si è chiuso e a chiusura del 2016 si possono trasferire nel 2017, circa 5 milioni di euro che vedranno gli interventi su 18 scuole. Lo sforzo è enorme. È importante. Altri indirizzi, diciamo, che hanno visto sempre più al centro il municipio, anche se di misura molto, ma molto inferiore, anche, è l'intervento sul verde. Sul verde sappiamo tutti che è competenza di dipartimentale per credo il 99% di tutte le aree verdi. Durante il 2016 però il Dipartimento ha rilasciato 66.000 euro in più per la gestione del verde, soprattutto il verde scolastico. Erano fondi dipartimentali. E durante il 2016 sono, insieme ai fondi già stanziati sul verde nel deliberato del 2016, si è arrivato circa 80.000 euro. Questo era il totale del verde. Ora, stiamo parlando di somme esigue, certamente, però quello che voglio sottolineare è che anche sul verde è stato riconosciuto nel 2017 i fondi che erano stati dati dai dipartimenti ai municipi nel 2016. Quindi ad oggi, nel 2017, non abbiamo più 14.000 euro che sono risibili, ma ne abbiamo 80. Che sono comunque risibili, e per questo nella commissione credo ci sia stata un'osservazione sul verde che era da accogliere assolutamente. Quello che voglio manifestare è che c'è stato completamente un indirizzo chiaro nel favorire i municipi. Non è sufficiente, non sarà sufficiente, però l'indirizzo dopo 6 mesi c'è ed è importante. Queste sono state le macro voci in generale, quindi ripetiamo, stiamo sui 20 milioni soltanto sul sociale, sui servizi sociali, 20 milioni di euro, altri 4 più o meno sulle strade e poi via via altri 650.000 euro sulla manutenzione ordinaria e via via altri fondi sulla manutenzione straordinaria a scuole che, anche se non sono adesso in bilancio nel 2017, diventeranno con la chiusura al 31-12, in quanto sono fondi iscritti e approvati nel 2016, a fine 2016.
Io ho finito, lascio la parola a chi di dovere, grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? Allora passiamo agli emendamenti. Allora, gli emendamenti non sono stati firmati? Ah, sono stati firmati? Ah, ok. Alla fine sono stati firmati, ma non è presente la consigliera Cerconi, quindi a questo punto gli emendamenti decadono. Eccola! Giusto in tempo. Allora, faccio solo una breve parentesi per aggiornare la consigliera Cerconi che è appena arrivata. Siamo arrivati alla presentazione, discussione e votazione degli emendamenti, quindi giusto in tempo, consigliera Cerconi. Gli emendamenti presentati sono solamente i suoi, sono 18, e adesso procederemo alla discussione degli emendamenti. Presidente, scusi, ma gli interventi, la richiesta di deroga, la facciamo dopo? Dopo gli emendamenti? Allora, la discussione è chiusa, quindi... Io ho fatto la richiesta. Sì, se vuole... No, dico, pensavo che per altre richieste di interventi, io l'avevo scritta, quindi... Se vuole la faccio anche dopo gli emendamenti, io non ho problemi. Non si può? Non c'è, lo fai adesso. Allora, sì. Sì, prima c'è la discussione, per me è chiaro. No. No, allora facciamo prima l'intervento, perché non si perde una richiesta di intervento. Però perché non c'è nessun altro, io appunto pensavo, aspettavo altri interventi. No, non c'è nessuno. Quindi è il mio l'unico? È l'unico, sì. Ce n'è un altro? Allora di. Allora, allora, c'è stata già la presentazione sia del, faccio riassunto per la consigliera Cerconi, c'è stata la presentazione del relatore e c'è stato l'intervento dell'assessore al bilancio. Stavo chiedendo prima se ci sono interventi per poi, allora, consigliera Cerconi se vuole intervenire, scusa. Sì. Vado. Allora, grazie Presidente, io pensavo appunto che ci fossero anche gli altri, ma visto che finisce la discussione dopo questo e quell'altro, poi passeremo agli emendamenti e agli ordini del giorno. No, chiedevo anche prima, durante le, diciamo, l'espressione dell'assessore, se poteva esserci un intervento dopo con un quadro generale, ma non è previsto dai regolamenti, quindi... Va bene, allora per quanto riguarda questo consiglio che è riferito al bilancio, io ho l'esigenza di dover parlare perché mi interessa mettere insieme un po' di situazioni a quadro, a una fotografia generale di quello che è la situazione oggi di Roma. Nel senso che al Campidoglio appunto c'è il Movimento 5 Stelle e per quanto mi riguarda, al di là delle scelte, diciamo, dei posizionamenti politici, mi rimane un po' un bel grande punto interrogativo. Perché dal punto di vista politico? Perché immagino che ci sia anche per chi governa oggi un punto interrogativo grande, nel senso che nonostante la buona volontà, le difficoltà sono tante, per cui poter arrivare a dei risultati io non metterei mai la mano sul fuoco, perché non è che dipende solo dalle persone, ma dipende anche dai tecnicismi, dalla burocrazia e da chi ci si mette contro. Però il punto interrogativo rimane, cioè su questo operato. È vero che sono 6 mesi, è vero che diciamo, si sta cercando di fare
un cambiamento di rotta, però non è facile, caro vicepresidente, percepire questo. Probabilmente ci vorrà un po' più di tempo. E quindi il nuovo sindaco deve mettere mano un po' a tutto, perché anche se la filosofia è quella vostra che avete sempre comunque propagato, no, durante i vostri incontri, la vostra campagna elettorale, è quella di mettere mano a una macchina che effettivamente è talmente complessa, ma che vive da così da molto tempo, quindi anche con meccanismi incancreniti, arrugginiti, che questo diventa abbastanza complicato, se non quasi impossibile, mi auguro di no, poter dare una nuova linfa al Campidoglio, al Comune di Roma. Però oggi tocca a voi, avete vinto con dei numeri importanti, per cui noi dall'opposizione possiamo mettere in evidenza quello che ovviamente vediamo, quello che pensiamo possa essere utile, fare un'opposizione costruttiva, però a voi poi c'è l'onere di dover comunque gestire. Ora io non voglio fare, vicepresidente, non voglio fare un intervento, lo farò politico, ma non politico di Campidoglio, lo faccio sul municipio, perché noi stiamo qua, a volte in quest'aula si è sentiti parlare di cose anche nazionali, che non guasta, però andiamo su quello che può essere, diciamo, il riferimento territoriale. Ora, nel municipio ovviamente si vive, si respira un altro tipo di condizione politica, cioè il municipio non è soggetto automaticamente degli attacchi anche se non ha fatto nulla, no? Come succede in Campidoglio, perché poi il sindaco, di qualunque parte sia, è sempre, come si dice, il catalizzatore di tutti gli eventi, per cui se vola una mosca, no? Il sindaco viene interpellato. Nei territori municipali, non so se è meglio o peggio, questo non lo so, ma comunque le criticità vengono vissute in modo diverso, anche perché noi non abbiamo un'anima vera e propria, noi non abbiamo una nostra figura accertata, uso questo termine perché dice come siamo un'istituzione territoriale certamente riconosciuta, ma con i nostri famosi pareri non vincolanti noi rimaniamo sempre nel limbo di quelli che vogliono ma non possono. Mi dà questa sensazione, vorrei andare ma non ci posso andare, vorrei fare ma non lo posso, vorrei dire ma non lo posso dire, quindi questo è un po' il meccanismo. E quindi quello che poi arriva su questo municipio è quasi una, come si dice, una situazione di riflesso, cioè nolente, dolente o nolente, noi siamo obbligati a respirare quello che ci arriva, e quello che ci arriva lo dobbiamo in qualche modo trattare. Come diceva lei prima, io ho quel range, ho analizzato quello che ho, insufficiente, ho verificato quello che era possibile mettere a fuoco, ho cercato, vedevo appunto nella delibera dei movimenti di alcune economicità su punti che io avevo già, quindi nel mio piccolo, evidenziato, e quindi no, non è che uno vede, insomma, cioè, come diceva mio padre, dice ma tu vedi la partita, cioè, o la vedi che stai davanti o se stai dietro non la vedi, giustamente stando davanti vediamo probabilmente le stesse cose, però il ragionamento appunto è di riflesso, e questo a me un po' mi condiziona, perché poi dare un giudizio sull'operato, lo dicevo nello scorso consiglio, su qualcosa che noi dobbiamo accettare quasi incondizionatamente, dico quasi perché è normale che non si sta fermi subendo. Immagino che nelle scorse consigliature, come ha fatto il centrosinistra che ha sempre governato questo municipio, si sia fatto, penso, rispettare in Campidoglio, così immagino che farete voi.
E lo farete nei modi e nei tempi previsti, quello che secondo il vostro quadro politico, ma è ovvio, questa è nella naturalità. Però noi continuiamo a fare un'opposizione costruttiva, io continuo a fare un'opposizione costruttiva in Fratelli d'Italia. Infatti, a dimostrazione di questo, non voglio andare, cioè non è che vado fuori tema, ma voglio portare un ragionamento che abbiamo votato degli atti qui in quest'Aula, abbiamo votato delle situazioni, per esempio lo spostamento delle bancarelle di via Toscana e via Appia, quindi Fratelli d'Italia è stato propositivo. Abbiamo votato appunto per via Pulia quella annosa problematica, il fatto del collaudo e del bando da fare prima possibile, quindi un interessamento ulteriore. Abbiamo votato la sponsorizzazione dell'Aree Verdi, quindi finalmente qualcosa che, se qualcuno ha una disponibilità economica per poter qualificare, no? A mettere a decoro degli spazi, si può fare in questo municipio. Abbiamo votato ieri, hanno stato due giorni fa, la casa dei bimbi, cioè il fatto di tenere un progetto qualificante per questo municipio e di metterlo in evidenza. Avete votato una mozione da me presentata per quanto riguarda il patrimonio, questa è una cosa che, diciamo, va nell'ottica, la dico perché va nell'ottica del decentramento. Certo, l'avete votata, poi mi dispiace che il PD era assente. Però dico questo perché va nell'ottica del decentramento. Lei prima, vicepresidente, ha detto: per noi è fondamentale il decentramento, però io percepisco che manca un po' di coraggio, non lo so, poi lei probabilmente nella replica potrà più tardi spiegare meglio. A me sembra che manca un po' di coraggio nel chiederlo, che non significa che non vogliamo fare dei passi, perché l'ufficio patrimonio è nell'ottica del decentramento. E il discorso appunto delle aree mercatali, quindi dei mercati, degli ambulanti eccetera, è nell'ottica del decentramento. Però poi mi avete messo un po' paura quando non avete votato la delibera, cioè abbiamo votato l'ordine del giorno e non avete votato la delibera per motivi diversi ovviamente dal centro-sinistra, ma comunque non votata. Perché? Domanda, no? Dico, perché non l'avete votata se era un pezzo di decentramento? Perché giustamente voi dite nell'ordine del giorno che per fare quel tipo di servizio c'è bisogno di avere personale, di avere economicità, di avere un'organizzazione e un tempo per farlo. Certo, serve tutto così, dovremmo svuotare un po' di dipartimenti e spostarli nei municipi per dare maggiore completezza nelle attività. Ma fino a qualche tempo fa a Roma, e mi auguro che questo possa cambiare, fino a qualche tempo fa Roma è stata sempre molto gelosa, no? Delle proprie competenze, sempre molto chiusa, e i municipi hanno dovuto soffrire questo tipo di situazione. Ma lo dico con molta tranquillità, perché poi è vero che per 15 anni ha governato il centro-sinistra, ma per 5 anni ha governato anche il centro-destra, e Alemanno questo non l'ha fatto o non l'ha messo in preventivo, per cui mi accollego anche a questo fatto, perché a volte ci vuole coraggio a non votare delibere o atti provenienti dal centro, cioè dalla stessa linea politica. Quindi dico che, siccome non è facile, io non ho mai visto in quest'Aula contestare qualcosa, diciamo, di politico proveniente dal centro. L'altro giorno ho percepito questo segnale, l'ho anche detto che possa essere positivo, però perché comunque è anche sintomo di intelligenza non partitica ma politica poter comunque confrontarsi o criticare qualcosa che viene dal centro. Io l'ho fatto nelle scorse consigliature, quando c'era appunto Alemanno, che si parlava della Romanina, e il PDL in quella sede votò contrario alla centralità, perché non avrebbe portato quello che serviva al quadrante, quindi due fermate di metro. Quindi gli esempi che ho messo, caro assessore vicepresidente, era nel mettere in evidenza che effettivamente è stato fatto un percorso costruttivo di opposizione. Continueremo a farlo,
Abbiamo percepito dei segnali che quindi lei prima ha detto, anche in quell'esempio appunto della delibera che non avete approvato, per far capire che non c'è sicuramente una, obbligatoriamente una direzione univoca, ma si discute nel merito. Però il decentramento è fondamentale, e il decentramento è fondamentale, quindi chiudo sul decentramento dicendo che non è, come si dice, non, ecco perché manca un po' di coraggio, manca un po' di coraggio che sicuramente non è quello che manca alla Presidente Lozzi, perché la conosco, l'abbiamo vista nelle scorse, nella scorsa consigliatura, ma una convinzione anche programmatica, anche forte su alcuni temi, perché io penso che il decentramento, e poi lei l'ha riportato sulla delibera, il verde, il decoro, alcuni appunto interventi sulle scuole, cioè si può avere un decentramento territoriale, quel poco di verde noi lo possiamo gestire, il decoro deve essere una situazione che dipende da noi, perché da qui noi vediamo se è stato fatto un intervento, no? Un imbrattamento, una piazza che non è pulita, una aiuola che non è, cioè in queste fasi noi siamo quelli col braccio più vicino al territorio, quindi dipende, deve dipendere il contratto decentrato dell'AMA, cioè quindi chiedere anche a AMA avere un contatto diretto e anche una direzione di controllo per intervenire, no? Velocemente. Quindi anche il fatto di poter avere, come si dice, sulle strade una competenza più diretta e dei fondi maggiori, ma non perché il municipio si deve fare bello, è perché comunque non si può andare in giro a tappare le buche, perché diventa riduttivo. Io immagino che anche gli operatori che fanno le gare, che lavorano e che vanno lì per tappare la buca, che sanno che fra 10 giorni si riscopre, diventa veramente una cosa che lascia l'amaro in bocca. Cioè una struttura, un municipio, una città come la nostra, uguale a Firenze, si deve arrabattare per poter tappare o elemosinare delle tappature di buche. Cioè diventa veramente una cosa che non... Però non vedo, per esempio, e quindi una critica, non vedo un'idea dell'abbattimento delle barriere architettoniche, cioè dei fondi per poter abbattere le barriere architettoniche. Perché? Perché è una banalità, non stiamo chiedendo 5-6 milioni di soldi in più, cioè di bilancio in più. Con poco si potrebbe comunque rendere merito a un problema che non abbiamo noi, ma che ce l'ha la gente che è meno fortunata di noi. E quindi un'attenzione in questo io non l'ho visto. Certo che poi noi possiamo, ecco, con gli ordini del giorno che abbiamo portato, chi l'ha portato, gli emendamenti eccetera, chiederemo, si chiede anche questo, immagino, però è una cosa che poteva essere una chicca, diciamo così, perché immagino che innanzitutto un censimento di dove serviva e capire quello che poteva essere l'economicità era una cosa veramente da fare la differenza, però questo non è stato previsto, probabilmente per una questione complessiva, perché è complesso pure fare una politica di bilancio come questa in pochi giorni. E non è cambiato nulla, perché io ricordo, per andare dietro, di 6-7 bilanci fa, ma quello dell'anno scorso pure abbiamo fatto il bilancio in una settimana, senza poter avere materiale a disposizione velocemente per poter comunque discutere e studiare. Quindi io sottolineo anche a questa cosa, e lo dico anche alla Presidente del Consiglio, cioè ci vuole più tempo, cioè ditelo al Comune che noi non siamo dei passacarte, perché se non è importante, non è vincolante, non ce lo chiedessero il parere. Però sì, io per dare un parere, immagino come tanti di voi, poi certo, poi dall'altra parte in maggioranza hanno più elementi per capire, più fasi di studio con gli assessori eccetera, con riunioni. Noi in opposizione dobbiamo un pochettino trovare tra di noi un meccanismo, personalmente cerchiamo di capire, ma il tempo può esserci utile. E non è che dico solo, perché è stato così anche negli ultimi due bilanci, per cui il tempo è tiranno di fronte a questa cosa. Allora
uno dice, dovrebbe dire, no? Neanche il tempo adesso di chiedere la deroga e parlare, a che parliamo a fare? Uno dovrebbe dire, però siccome poi la sera vai a dormire che senti, ti senti più tranquillo, che hai fatto il tuo, quindi questo comunque uno lo vuole dire perché sta più, sta in coscienza con se stesso. Quindi sullo sport, le diceva, sulla cultura, quasi zero, e immagino appunto che la delibera con quei spostamenti vadano in questo senso. Mercati rionali, per la derattizzazione e disinfestazione, zero. Cioè io, ce l'hanno mandato sto bilancio, sicuramente, è una cosa che già era prevista, ho visto il 2015-2016 era uguale, però se dobbiamo fare un po' la differenza, cerchiamo di vedere anche queste, queste voci e cercare di portarla all'attenzione. Ma la mia è il mio un discorso generale, poi dopo sicuramente voi l'avete fatto, avrete modo di farlo anche durante la vostra consigliatura, ci mancherebbe l'altro. Io ho questo momento per poterlo dire, ok? Ho questo momento per poterlo dire all'Aula, per poterlo dire in sede ufficiale, che sono mancate appunto delle attenzioni sulla segnaletica verticale orizzontale. Ma anche per esempio per gli interventi in danno, no? Io, noi vediamo in controllo e garanzia molte demolizioni, determinazioni di demolizione, di ripristino, eccetera, eccetera, però poi noi questo municipio ha 30, quasi 30.000 euro per demolizioni in danno. L'ottavo municipio nella scorsa consigliatura aveva 100.000 euro, che erano zero, però aveva 100.000 euro. Perché questa voce è fondamentale per far rispettare la legalità e per far rispettare, come si dice, una trasparenza amministrativa e un comportamento, no? Indicare un comportamento della gente, perché se noi non abbiamo la possibilità di intervenire in danno, significa che dobbiamo rimanere appesi al fatto che qualcuno poi, intimato, denunciato, eccetera, farà quello che dovrà fare, ma lascia quello che vediamo inalterato nel tempo finché qualcuno non lo obbliga. Oppure non possiamo intervenire per esempio per pulire un'area che rimane di un privato, rimane incolta, pericolosa, no? E noi non abbiamo questo tipo di... Mi sembrano pochi, circa 30.000 euro, 29.5. Presidente, io ho votato le linee programmatiche, vicepresidente, che riguardavano quella paginetta e mezza che la Presidente ha lesso a suo tempo, dove c'era il decoro. E noi siamo favorevoli al decoro, la sicurezza, e siamo favorevoli alla sicurezza, e la trasparenza, e siamo favorevoli alla trasparenza. Abbiamo votato insieme delle iniziative, come ho detto prima, anche la mozione sul patrimonio che avete comunque approvato, ma non è facile votare questo bilancio, perché il coraggio, l'audacia deve fare la differenza, ma pure per dare rispetto a questa istituzione. Dico un altro elemento, i fondi IOI, quelli per diciamo, gli uffici e per il Consiglio, 7.000 euro. Allora qualcuno potrebbe dire, ma perché 7.000 euro di IOI? Io, come si dice, sfido chiunque a poter gestire un ufficio consiglio, i gruppi consigliari, quest'aula, con 7.000 euro l'anno. Cioè significa che non si vuole mettere in condizioni la politica di dover fare il proprio ruolo. È vero che negli altri anni non c'erano di più, c'erano 10.000, ok? Ma pure per le, non ci sono anche i soldi per la carta e per le fotocopie. Ma questo lo dico perché mi auguro che voi, ok, andando in comune possiate battere i pugni su questa fase che è fondamentale. Cioè la democrazia ha un costo, ma per poterla esercitare bisogna anche avere degli strumenti. Ora dico, non è che noi i 7.000 euro nostri, no, vanno a condizionare un mondo quando, voglio dire, no, si spendono 400.000 euro per fare, no, l'informativa per il referendum, no, a livello nazionale. Quindi se noi non dobbiamo contare nulla, io qui che mi altero, per non dire l'altro termine, se non dobbiamo, ma è come se fosse un appello, eh? Voglio dire, oggi ve lo prendete voi, l'altra volta sono sorpresi gli altri, tanto noi non riusciamo mai a governare, mi auguro che si possa fare prossimamente, ma
Cioè, è possibile che il municipio è quello che deve, che la fase territoriale, che il contatto cittadini non ha la possibilità di poter essere, capito, al centro di certi percorsi, di certi diciamo, passaggi istituzionali, politici? Cioè, siamo l'ultima ruota del carro. E questo poi comporta che chi sta dall'altra parte si deve arrabattare. Sposti di qua, mille di là, elemosine, eccetera. Non si fa una bella figura. Ora, per quanto riguarda voi, ovviamente è un problema che dovete risolvere per quello che vi serve. Io non voglio fare melina, non voglio fare ostruzionismo, potevo portarne 100, ok, di ordini del giorno e di emendamenti, ma alla fine sappiamo che da qui è il primo passo, no? È come se un bambino inizia a camminare, fai due passi, poi tutto il percorso lo fai dall'altra parte. Quindi immagino che voi abbiate una strategia da porre al centro, e quindi è un problema che politicamente vi spetta a voi. Non abbiamo fatto ostruzionismo, cioè non ho fatto ostruzionismo perché comunque non lo reputo in questa fase, come si dice, importante, ma ho preferito dedicare questo tempo che ho a disposizione per rappresentare tutte quelle cose che ho messo insieme e che politicamente, per chi ha seguito ovviamente, hanno un filo e hanno un'importanza fondamentale in un bilancio, perché il bilancio non è solo il numero fine a se stesso, il bilancio è politica, è dal bilancio che si fa la politica, si programma la politica e si effettua la politica. Quindi è lì. Il mio compito è quello di poter sottolineare, evidenziare a chi sta gestendo questo municipio che c'è bisogno anche di alcune sfaccettature, c'è bisogno non solo di macro numeri ma anche di più precise efficienze, più precise considerazioni che prima ho elencato, e quindi lei sicuramente avrà preso appunti. Chiudo dicendo: la battaglia si fa sul decentramento, vicepresidente, cari colleghi consiglieri, proprio per essere più utili e avere una dignità istituzionale. Io questo mi preme dirlo, poi è normale che vi voglio vedere all'opera. La positività su alcune cose l'abbiamo trovata, mi auguro che ne troveremo altre durante il percorso su argomenti che possiamo condividere, però vedremo all'opera. Questo è il primo, no? Diceva, e chiudo, diceva l'assessore alla scuola l'altra volta, interveniamo in emergenza, ma per il prossimo anno il problema lo prevederemo. Chiudo con questa frase che mi sembra anche che condividiate tutti voi di maggioranza: vogliamo vedere appunto se veramente siete per le idee, siete per gli argomenti, siete per la politica in quanto tale e non partitica, oppure se, come sono stato abituato in quest'aula, voi votate e voterete a prescindere tutto ciò che vi viene propinato, ok? Senza dover comunque usare il cervello, no? E mettere di cose personali per poter dare il proprio contributo. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Cercone ha ritirato il suo intervento, quindi mi sembra che sia finita la discussione. Io da regolamento... non lo sapevo. Consigliere Toti? Vorrei però ricordare che poi al fine della discussione l'assessore ha diritto a 10 minuti di replica. Qui cambiano le cose in continuazione, quindi sì, allora a questo punto io prendo la scaletta degli interventi. Cercone, allora Toti, è giusto? Lei rinuncia. Veramente l'aveva detto all'inizio che era chiusura di discussione. Allora io stavo al bagno, scusa, così. Io stavo fuori un attimo.
No, allora, io l'ho dichiarato all'inizio e quindi mi sento di dare ragione al consigliere Giuliano assolutamente, perché c'è stata una richiesta che è stata accettata all'inizio, è stato detto più volte, quindi, no, quindi non c'è nessun problema, per me assolutamente rimaniamo come eravamo rimasti, quindi non ci sono altri interventi perché quella era a chiusura di discussione, Toti l'ho detto più volte. E io non è un mio allora, non è un mio problema se qualcuno esce, purtroppo, non posso farci niente, voglio dire, l'ho detto a inizio discussione, non l'ho detto adesso, l'ho detto a inizio discussione. Presidente, allora, però mi sembra molto particolare che su un bilancio non ci siano almeno gli interventi. Ma quando l'ho chiesto nessuno ha alzato la mano. No, adesso veramente, meno male che c'è il video, perché l'ho chiesto e ho aspettato almeno 3-4 minuti che qualcuno rispondesse, l'ho chiesto 3-4 volte, c'è stato solamente l'intervento di Giuliano e adesso per me c'è l'intervento di Giuliano e dell'assessore a chiusura, fine. No, Toti, io devo essere uguale con tutti, non è possibile, l'ho detto all'inizio e non voglio ripetere, non è che qui si può veramente aspettare che allora si fa il gioco di chi alza la manina per voler essere l'ultimo, no? Allora io l'ho chiesto 4 volte, se nessuno alza la mano, per me nessuno alza la mano, la discussione è finita, quindi adesso la Cerconi ha ritirato, visto che Toti chiedeva anche Guido, io dico di no, sia a Toti che a Guido o alla Cerconi se vuole intervenire, perché eravamo in chiusura di discussione e in chiusura di discussione adesso ha diritto a 10 minuti solamente il relatore o l'assessore qualora voglia intervenire, punto. Allora ripeto, per me tutti i consiglieri sono uguali e i diritti sono gli stessi per tutti. Assessore, vuole intervenire? Ha 10 minuti. Grazie. Allora, l'intervento politico l'ho apprezzato in quanto parte sostanzialmente da un principio che noi stiamo, e io personalmente sto cercando di affrontare direttamente insieme alla Presidente e agli altri assessori, che è il decentramento, assolutamente sì. E come ho già detto, i 3 milioni di euro in più dati non sono 5.500, sono 3 milioni di euro in più dati ad inizio anno ai municipi, non sono piccolezze, non sono affatto piccolezze. C'è da considerare poi il fatto che il bilancio non è cristallizzato oggi, il bilancio è costruito apposta per essere con le varie variazioni, con i vari storni, con i vari assestamenti durante tutto l'anno, però come incipit, come inizio, è chiaro che sotto il profilo tecnico e contabile avere 3 milioni di euro in più rispetto agli altri anni non è da sottovalutare. Quindi assolutamente il principio del decentramento, oltre che di natura di competenze, abbiamo bisogno anche di risorse. Io rispondo anche puntualmente alle affermazioni fatte dal consigliere Giuliano, che sul patrimonio, per esempio l'ufficio, ha citato il patrimonio dell'ufficio. Io la giunta successiva all'approvazione della mozione in merito al patrimonio, io ho portato la direttiva in giunta ed è già stata approvata per l'istituzione dell'ufficio patrimonio. Per quanto riguarda le risorse umane adesso è noto che la carenza sostanziale dei municipi è soprattutto sui tecnici. Col nuovo concorso arriveranno architetti e ingegneri ai municipi, sono già arrivati 2, arriveranno anche altre 6 o 7 amministrativi, sono stati distribuiti soltanto nei municipi. Sì, effettivamente il tempo sul bilancio, per quanto riguarda l'analisi sul bilancio, effettivamente è poca, non è una scelta che abbiamo fatto noi oggi, come ha ben specificato, perché deriva dal regolamento di contabilità, che dice che i municipi hanno 10 giorni di tempo. È un problema, lo so. 10 giorni di tempo effettivamente è molto poco. C'era il regolamento in atto e abbiamo applicato quello. Parlo anche di altre cose sulla segnaletica. La segnaletica ci sono 400.000 euro circa, sono 367 se non ricordo male, sulla segnaletica, sulle barriere architettoniche, sugli interventi in danno. Se lei va a vedere ora, oggi, sul 2016, sugli interventi in danno ci sono 200.000 euro. E probabilmente ci saranno anche nel 2017, perché io preferisco gli interventi in danno
come ha detto lei. Lì non ci sono, ma 29.500, ma ci saranno. Ecco perché, diciamo, il bilancio non è cristallizzato, eh? Quindi è chiaro che anche su, ho annotato anche derattizzazione, disinfestazione, su cui se non sbaglio ci sono circa 30.000 euro sulle scuole, una cosa del genere. Sì, sui mercati probabilmente anche competenza dipartimentale, purtroppo. Io non voglio mai dire questa cosa, perché anche sui cittadini dire non è nostra competenza non è bello. In linea generale comunque... stiamo spingendo anche sul decentramento, sì, assolutamente. E il bilancio, secondo me, è un inizio, un'indicazione minima, 3 milioni di euro in più, non ci fanno male. Abbiamo bisogno di altri 100, va bene, ovvio, però 3 milioni di euro in più io li accetto, ne vorrò di più, sì, però è da considerare comunque che è una somma, non irrilevante. In merito poi volevo fare agli emendamenti, perché adesso si discuteranno anche sugli emendamenti. È chiaro che, come ha detto lei giustamente, io non potevo fare ostruzionismo, prendere le voci di bilancio, scrivere tutto bla bla bla, non indicando neanche l'ammontare. Effettivamente è una presentazione così, e non l'ha fatta, altri l'hanno fatta, e un po' poi valuterà chiaramente il Consiglio. Non è un emendamento molto puntuale, secondo me, però è una considerazione personale. Io niente, credo di aver risposto a tutto. Avevo segnato, sì, sui lavori non si percepisce, non si può percepire dopo 4 mesi, solo gli appalti hanno bisogno di mesi per essere affidati. Noi abbiamo già fatto dei lavori anche sulle strade, abbiamo asfaltato alcune strade per quei fondi che c'erano, abbiamo già utilizzati, e non tappando solo le buche. Però io accetto assolutamente lo stimolo, io lo voglio considerare così, è uno stimolo a fare ancora di più per attivare un decentramento più forte, e sicuramente sia la Presidente Lozzi che io siamo assolutamente sulla stessa linea sotto questo profilo, quindi lotteremo con i denti per questo. Grazie. Benissimo, eravamo già, ricordo, arrivati alla presentazione degli emendamenti, e quindi rinizierei da lì, perché per chi se lo fosse perso lì eravamo rimasti, e per questo non ho permesso altri interventi. Quindi la parola alla consigliera Cerconi, che è la firmataria insieme a Carlone degli emendamenti che verranno adesso presentati. Io le volevo fare una proposta, consigliera Cerconi, non so se va bene, lei è libera di accettare o meno, visto che la discussione oggi sarà lunga e articolata, preferisce fare una discussione unica sugli emendamenti e poi passare al voto di ognuno, oppure guardarli uno per volta? Veramente la lascio libera al buon senso. Facciamo una discussione generale così. Sì. Tento di stare in piedi perché è un po' complicato oggi, perché abbiamo, visto che gli emendamenti sono sul bilancio e ovviamente sono su voci precise, specifiche di bilancio, spiego nell'emendamento anche cosa e perché sì, sono stati proposti. Allora, innanzitutto buongiorno. Gli emendamenti sono stati proposti e hanno preso anche, e sono state delle osservazioni che anche durante le commissioni consigliari sono emersi da parte di Fratelli d'Italia. Permettetemi una battuta, assessore mi perdonerà se da un intervento filo governativo passiamo all'opposizione, e quindi mi sembra ovvio che questa opposizione debba fare il suo dovere e chiedere un aumento di fondi. Le specifico una cosa: non è su tutte le voci di bilancio, sono su delle voci specifiche che sono emerse, come anche diversi consiglieri di maggioranza potranno testimoniare, anche da specifici interventi che sono stati fatti nella commissione controllo e garanzia, quando man mano abbiamo
effettivamente valutato i bandi. Abbiamo chiesto la gestione di questi bandi municipali come avvenisse anche per gli interventi. Ovviamente ci hanno detto che la situazione era molto critica proprio perché le risorse a disposizione poche. Mi permetta di dire una cosa, io lo ripeto per l'ennesima volta, gli emendamenti, così come gli ordini del giorno, non sono esclusivamente critiche che vengono fatte e non devono essere prese come tali, ma come indicazioni che un'opposizione fa nei confronti di una maggioranza che ha la legittimità poi di bocciarli o di approvarli. Alcuni di questi vedrete che sono in realtà anche coincidenti con le richieste aggiuntive che sono state fatte nella proposta di delibera, ma ho ritenuto opportuno lasciarli e man mano che andiamo avanti spiegherò il perché ho richiesto anche ulteriori aumenti in alcune precise voci di bilancio. Allora, Presidente, che faccio? Parto con il primo in modo tale che chi ce l'ha mi può seguire? Allora, per quanto riguarda la prima categoria, io ho inserito gli IAB, in particolare i PUA, l'assistenza per i disagiati sociali e per le persone senza fissa dimora. Per quanto riguarda i PUA, è inutile, Assessore, che io le dica l'importanza del punto unico di accesso, cioè è l'interfaccia tra il cittadino utente e il municipio. Ora io, anche il PD l'aveva fatto notare durante la commissione, noi sul PUA abbiamo in bilancio zero. Ora è stato messo da qualche altra parte, non ci sono più fondi, però visto che qua abbiamo fatto solo richieste aggiuntive e non di rimodulazione del bilancio, avremmo potuto magari chiedere, anche perché io mi ricordo che in commissione, nella commissione preposta, quando è stata chiesta la specifica, non ne sapevamo nulla a riguardo, cioè non sapevamo il perché non erano previsti i fondi. E quindi questo è il primo. Tento di sbrigarmi perché sennò penso che prendo mezz'ora solo per... ovviamente 10.000 euro per l'assistenza ai disagiati sociali e 9.000 per i senza fissa dimora mi sembra poco, ma sembra molto poco, Assessore, non in termini assoluti, in termini di, cioè, come posso dire, di situazione socio-economica. Cioè noi oggi abbiamo sempre più necessità di assistenza sociale e di fondi sul sociale. Lei mi dirà non saranno mai abbastanza, è ovvio, ma secondo lei, o secondo insomma la maggioranza, 10.000 euro per l'assistenza ai disagiati o 9.000 per i senza fissa dimora sono sufficienti? A maggior ragione che il numero che cresce in modo esponenziale, il numero di senza fissa dimora? No, ma perché questo poi, il non saper dare risposte alle persone che si trovano in un disagio sociale, si ripercuote sulla società e si ripercuote sulla coesione sociale della nostra città? Quindi io ho ritenuto opportuno, non sono state inserite le somme, perché in realtà non ho ritenuto opportuno in questo senso dare una specifica, un numero specifico, cioè lanciare cifre che non avrei potuto in alcun modo calcolare, perché noi abbiamo chiesto più volte, questo è anche ai verbali della commissione, se potevano essere presenti singoli uffici per esplicitare le singole richieste per singola voce di bilancio. Ci è stato detto più volte che in realtà in questo caso noi avremmo dovuto solamente chiedere un aumento di fondi senza specificare la voce lì dove lo ritenevamo necessario. Quindi ai verbali della commissione c'è comunque la richiesta anche di Fratelli d'Italia di chiedere la presenza degli uffici per capire qual è la singola esigenza dell'ufficio. Detto questo, questo è il primo punto che mi è il primo emendamento. Faccio una piccola parentesi, devo correggere un attimino il consigliere Giuliano per due cose. Le barriere architettoniche non sono state non finanziate, sono state definanziate, che è una cosa diversa, cioè 1 milione di euro è stato tolto sulle barriere architettoniche per l'eliminazione delle barriere sensoriali e le aree gioco per bimbi in zone diversificate. Non solo, anche se ci fa caso, lei lo saprà benissimo, anche per quanto riguarda 1,7 milioni di Appio Primo è stato definanziato. E non solo,
L'altra specifica è che queste somme, ovviamente, che noi chiediamo in delibera non sono né variazioni né altro, ma sono semplicemente richieste aggiuntive. Quindi secondo me potevamo anche chiedere un po' di più, per esempio sui mercati, ma ci arriviamo con gli emendamenti. E questo l'avevo anche fatto presente in Commissione Commercio, che si è riunita martedì pomeriggio, se non erro, martedì pomeriggio, sì. Per quanto riguarda i fondi IAD, interventi fognanti, manutenzione ovviamente sia dei collettori e delle fognature, voi saprete che noi abbiamo zone del municipio che non hanno gli allacci in fogna. Ora, per quanto riguarda questa specifica voce di bilancio, perdonatemi un attimino che la riprendo, IAD, eccoci qua, noi abbiamo 27.000 euro e 40.000 euro, vi rendete conto che per gli interventi necessari anche sulla zona di Morena, così come sulla zona del Mandrione, in realtà quei fondi sono un po' pochini per chi vuole intervenire, come abbiamo detto, non in modo spot ma in modo sensato. Io ricordo un consiglio dello scorso anno nel quale vennero delle famiglie le quali erano state invase dal fango e continuavano a vivere nel fango perché non eravamo stati in grado di utilizzare, di avere dei fondi proprio su questo. E quindi sono delle voci, è una voce di bilancio che mi preme particolarmente. Ripeto, quello che ho richiesto non è perché Fratelli d'Italia e il consigliere Cerconi, Carlone, vogliono rompere le scatole a questa maggioranza, ma perché effettivamente nel tempo sono uscite, e poi un bilancio si fa così, con le necessità che vengono man mano esplicitate dai cittadini e che noi dobbiamo raccogliere ed inserire in bilancio. E quindi io, da quello che ho visto in questi anni e soprattutto nell'ultimo anno, sulla base di questo sono stati proposti da Fratelli d'Italia questi emendamenti. Fondi IAM sono i fondi per gli interventi dei minori e per la famiglia. In questo caso noi è vero che abbiamo un numero sufficiente, cioè abbiamo avuto anche notevole incremento. Però il notevole incremento che cosa ha fatto? Ha fatto sì che noi raggiungessimo la soglia minima. Questo siamo tutti d'accordo, non è che noi siamo andati oltre quella soglia minima garantita, nel senso che io l'ho detto anche in commissione, è vero che per alcuni bambini sono state previste 15 ore settimanali, per altri siamo arrivati a 10, ma 15 ore settimanali significa 3 ore al giorno, e per chi ha una gravissima disabilità significa che il bambino sta a scuola per 3 ore con un'assistenza, il resto del tempo sono 2. O non garantiamo il diritto allo studio, o comunque il diritto ad avere una vita di comunità, o graviamo sulle famiglie. Allora, se graviamo sulle famiglie, però poi nella voce servizi per la famiglia, io chiedo che ci siano più fondi. Quindi o li mettiamo da una parte o dall'altra, perché o sosteniamo la scuola con gli AIC o sosteniamo la famiglia. Questo era l'emendamento numero 3. Presidente, ma a metà è previsto un attimo uno stop anche per me, ok. Per quanto riguarda i fondi asilo, in particolare, io ho visto che è stato aumentata per quanto riguarda la manutenzione ordinaria degli edifici. Segnalo due cose, e quindi questa è secondo me importante. Materiale didattico. Sembra una stupidaggine, ma effettivamente per materiale didattico... Abbiamo 9.000 euro, lo so che lei mi sorride e dice che vuole da me, consigliere, però io sto esplicitando tutte le necessità, perché il materiale didattico in una scuola, soprattutto in un asilo nido, è fondamentale. I percorsi educativi non possono essere fatti senza materiale didattico, e quindi è un'altra voce, derattizzazione e disinfestazione. Qua abbiamo... Scusate, non li trovo più, non... eccoci, 11.490. Allora, noi abbiamo avuto grossissimi problemi nell'ex nono municipio, soprattutto nelle scuole, nelle aree circostanti i cantieri della metro C. Non sto qui a spiegarvi il motivo, è ovvio, scavi sottoterra e ovviamente topi e quant'altro viene in superficie, e quindi le scuole a ridosso hanno dovuto comunque sopportare il peso di derattizzazione e disinfestazioni ovviamente molto molto importanti. Questo significa che 11.000 euro, assessore, non sono secondo noi sufficienti.
Interventi per gli anziani, questo l'ho precisato in commissione sociale. E nella commissione sociale, un attimino riprendo, non ritrovo più quant'è la cifra. Comunque, per quanto riguarda la manutenzione ordinaria degli edifici, io mi chiedevo una cosa, avendo effettivamente molto poco a disposizione, qual era il concetto? Cioè, noi pensiamo, e visto che durante questo periodo sono state fatte diverse riunioni con i centri anziani, garantendo anche la nostra disponibilità ad intervenire sulla parte di struttura, non solo sui servizi, e in realtà qui mi risultano... ora non lo ritrovo, mi chiedo scusa, però mi risultava avere una cifra veramente irrisoria rispetto alle incombenze e soprattutto a ciò che abbiamo, agli impegni che abbiamo preso. Io anche su questo chiedevo un aumento. Continuiamo col IIE, che è l'istruzione elementare, e ci siamo. Ovviamente anche qui materiale didattico e servizi per la realizzazione del POF. Ho visto che sono stati inseriti 15.000 euro per la realizzazione del POF come metodo. Io poi magari ci chiariremo su come sono stati, non so se è stato già esplicitato in sede di commissione di bilancio, perché purtroppo non ero presente quella mattina, però come sono stati calcolati solo 15.000 euro per il POF, perché 15.000 euro per il POF in realtà basterebbero sì e no per una scuola. E quindi volevo capire su tutti, noi abbiamo 139 strutture scolastiche, non plessi, strutture scolastiche, e abbiamo 15.000 euro. E quindi e si tratta di piani dell'offerta formativa. Significa che se noi vogliamo avere una relazione intensa con le scuole del municipio, cosa che io reputo fondamentale non solo per farci conoscere, ma perché all'interno della scuola possiamo crescere dei cittadini consapevoli di quelle che sono le istituzioni, io credo un aumento un po' più consistente poteva essere chiesto. E sul resto, materiale didattico, disinfestazione e manutenzione, sono le stesse osservazioni che ho fatto per gli asili. IIM, istruzione media, anche la pulizia delle aree. Allora, perché ho inserito in particolar modo la pulizia delle aree? Perché nella pulizia delle aree abbiamo 16.000 euro. È vero che qui e là è integrato qualcosa, ma abbiamo avuto in diverse occasioni, anche negli scorsi anni, delle zone che sono state all'interno degli edifici scolastici interdetti perché i pini non venivano potati, perché il prato era troppo alto, perché c'è stato anche il ritrovamento in una scuola di siringhe all'interno del giardino scolastico. Questo significa che se noi non abbiamo a cura la pulizia di queste aree, determinate zone verranno interdette ai bambini con una riduzione notevole dello spazio. E ovviamente, oltre alla pulizia, la pulizia è collegata alla sicurezza igienica anche, ma alla salute, insomma, dei nostri bambini. Non mi dilungo su manutenzione edifici e disinfestazione e derattizzazione, perché valgono le stesse osservazioni che ho fatto prima. Una piccola parentesi sugli interventi relativi alla mobilità, IMC, a cui ho inserito varie voci, e lei dice è facile prendere il bilancio e inserirle ovunque. In realtà le voci che trova non sono tutte, sono le voci dove, come le ho detto prima, abbiamo avuto notevoli problemi sui bandi. Cioè, praticamente noi abbiamo fatto dei bandi che a malapena ci riuscivano a coprire, a malapena, neanche le priorità, ma gli interventi essenziali. Quindi non chiudere una strada piuttosto che degli interventi proprio minimi. E in particolare io ho richiesto un aumento sulla segnatetica orizzontale e verticale. Questo perché durante una commissione controllo e garanzia abbiamo chiesto come si dovesse procedere per effettivamente fare il bando e poi andare con le priorità per intervenire. Ci è stato detto che effettivamente intervenivamo principalmente davanti alle scuole per garantire la sicurezza dei bambini.
Sono d'accordissimo. Tuttavia, io reputo la segnaletica verticale ed orizzontale essenziale anche in altri punti, davanti le parrocchie piuttosto che davanti le attività sportive, perché spesso le attività sportive si esce la sera e quindi il rischio di incidenti è molto alto. Ma questo lo dico perché sempre in sede di commissione controllo e garanzia, che cosa è uscito, assessore? Ci è stato detto, abbiamo chiesto come mai queste strisce pedonali durano così poco, e ci è stato detto che in realtà per procedere alle priorità davanti alle scuole l'unica cosa che si può fare è utilizzare un determinato tipo di materiale che ovviamente è meno come posso dire, resistente agli agenti atmosferici rispetto ad un altro tipo, con acqua, e come suggeriva il consigliere Ciancio, con acqua, ovviamente quelli dopo 3-4 mesi si scioglie e quindi perdiamo l'efficacia dell'intervento. Per cui la particolare osservazione che le faccio è anche su questo, le ripeto, sono osservazioni non fatte da Fratelli d'Italia, da Cerconi, da Carlone o da Giuliano, ma dagli uffici che ci hanno spiegato la problematica e il perché queste strisce pedonali si sciolgono. Ovviamente se le dovessimo fare con un altro materiale molto più costoso, che ha una durata maggiore, in quel caso però ci basterebbero sì e no per 30 scuole. Capisce qual è, non so, non ricordo se 30, 40, comunque per la metà dei plessi scolastici che abbiamo sul municipio. Capisce poi come andiamo a decidere quale plesso fare in quel caso? E allora si prende la prima indicazione. E, indagini geognostiche e archeologiche. Io gliele ho messe, sembra una stupidaggine, ma non lo è. Perché io ricordo a Via Sibari qualche anno fa la rottura di un collettore fognario e dei lavori che furono aperti e rimasero un bel po' aperti, perché in realtà trovammo due scheletri con una domus romana sotto i San Pietrini di Via Sibari e furono ovviamente bloccati tutti i lavori. Questo lo dico perché Roma è, lo sappiamo tutti e non ve lo devo dire io, ricca, ricchissima, e allora prima di fare un intervento o un lavoro anche di mobilità è essenziale fare qualche indagine, e i fondi a disposizione mi sono sembrati pochini. Ora io non so nello specifico a cosa si riferiscono, ma se poi noi vogliamo fare, non vi dico una grande opera, ma anche un intervento consistente in una determinata zona, io credo che sia essenziale capire che c'è sotto, perché se poi iniziamo e i nostri lavori si interrompono per un anno perché abbiamo la sovrintendenza giustamente che viene e controlla, abbiamo tutta una serie di situazioni che bloccano i lavori, è necessario sia quelle geognostiche che archeologiche portarle, fare un lavoro preventivo. Lei sa, assessore, che io anche quando abbiamo votato le linee programmatiche ho detto che mi auguravo un coinvolgimento anche da parte, insomma, nella parte non solo poi fattiva dei lavori, ma soprattutto nella fase istruttoria, che io reputo essenziale, e questo secondo me è un elemento essenziale. Consorzi stradali, qui è una patata bollente questa, però ho effettivamente considerato una cosa: il nostro municipio non può non sostenere determinati consorzi stradali, che sono sia in ex nono che in ex decimo, i quali sostengono delle spese che vengono a loro volta sostenute dagli stessi cittadini, e sono consorzi stradali ai quali noi dobbiamo, con il quale il Comune di Roma è è in difetto, nel senso che deve ai consorzi stradali, ora non so la cifra precisa, ma non è stato regolare nei pagamenti, e questo è emerso anche in una commissione controllo e garanzia che facemmo qualche anno fa per via del Mandrione, quando vennero in commissione anche RFI, Rete Ferroviaria Italiana, il consorzio del Mandrione, insomma tutta una serie di situazioni, ma là si trattava sia di consorzi che di manutenzione dei collettori fognari, cioè c'era una situazione un po' più ampia. Però io penso che una riflessione anche sui consorzi stradali debba essere fatta. Vado avanti al emendamento numero 9, mercati rionali. Ho visto 100.000 euro,
Perché ho voluto lasciare questo emendamento? Perché con il definanziamento di 1,7 milioni dell'Appio Primo noi ci troveremo sul patibolo. Perché il definanziamento significa che per il momento non cambia lo stato delle cose. E soprattutto perché i 100.000 euro in realtà dovrebbero andare a coprire tutte quelle manutenzioni che poi il comune effettivamente non fa. Io ricordo il mercato di Colli Albani, non ha una struttura coperta, il mercato di Piazza Epiro si allaga e apriremo una voragine, nel senso che tre piani sotto effettivamente si è aperto qualcosa perché è allagato, quindi i problemi ce ne sono, ma 100.000 euro, sono sincera, mi sembrano un po' pochini per far fronte a tutte quelle che sono le esigenze. Apro e chiudo parentesi. Siamo consapevoli del fatto che noi chiediamo 100 per avere sì e no 20? Perché io lo so che siete persone speranzose ed ottimiste, ma vedendo gli altri anni come è andata e vedendo che effettivamente noi avevamo un PD municipale e un PD romano, quindi si governava come succede adesso sulla stessa linea, la coperta è corta comunque, anche se siete tutti e due, cioè comune e municipio, se 5 stelle, quindi questi fondi che noi abbiamo chiesto, se no verranno accolti, se verranno accolti al 20%. Per questo la richiesta anche in commissione era di aumentare un pochettino anche la richiesta sui mercati ed è IMR. Finanziamento organi istituzionali. Questo lo diceva il consigliere Giuliano, Cerconi e Carlone l'hanno richiesto come emendamento scritto, ci sembrava un po' poco, anche perché lei sa benissimo e sicuramente notizia le è arrivata di come sono costrette a lavorare le segretarie e le situazioni all'interno degli uffici sono critiche, sappiamo che la situazione è quella che è, ma dal corretto funzionamento degli uffici dipende anche il corretto funzionamento di questo organo che è il Consiglio. E l'aumento dei fondi ISA, allora, su questo perché l'ho voluto portare? Perché in commissione ho fatto una battuta, presente Verdone che fa ce serve o non ce serve, e io dico che non ce serve, quando parlava del famoso Tevore. Ecco, allora, per quanto riguarda i soggiorni anziani, noi abbiamo 7.500 euro. Che ci facciamo con questi? Cioè, un centro anziani ce lo mandiamo e quell'altro non ce lo mandiamo? Estraiamo a sorte gli anziani per ogni centro anziani e ne mandiamo un tot? E sono 7.500 euro, per i quali ovviamente a me sembra molto riduttivo. Ora, io non dico che dobbiamo pagare le Maldive ai centri anziani, lungi da me questa idea, perché c'è una serie di priorità, però decidiamo che farci con quei fondi. Perché se sono fondi che ci servono e crediamo anche nel ruolo che può avere l'anziano e che può avere il centro anziani come punto aggregativo rispetto a delle difficoltà che ci sono, noi sappiamo tanti anziani e le cronache ce lo dicono, quanti anziani muoiono a casa da sola, è drammatica come situazione. Il centro anziani, io lo vedo anche nel mio territorio, è un po' il punto aggregativo. Magari non ci vanno tutti i giorni, ma quando vogliono ci vanno, hanno gli amici ci sono dei rapporti umani molto forti, quindi anche questo sarebbe un servizio aggiuntivo. Però la mia domanda, io ho chiesto un aumento di fondi e il ragionamento è: l'aumento di fondi va dato, ci interessa, non ci interessa? Fratelli d'Italia interessa. Noi chiediamo alla maggioranza che cosa ha intenzione di fare su questa specifica voce di bilancio. Assessore, io non ho messo le cifre, anche perché quantificare il necessario mi sarebbe servito l'ufficio, bloccare gli uffici per chiedere tutto, ma come è stato detto anche nelle commissioni, sarebbe stato impossibile. Però l'accoglimento di questi non significa chiedere chissà cosa, significa aprire una riflessione su questi emendamenti e su questi singoli voci di bilancio. Continuo, attività di segretariato, lo esplicitate prima, vado avanti perché ne mancano ancora 5. La scuola materna ha le stesse difficoltà che ho già rappresentato per la scuola media e per gli asili. Poi, attività sportive e ricreative, ISS, se attendete un attimino lo prendo perché a memoria tutte le cifre. Eccolo qua.
non lo riesco a trovare ISS, però eccolo qua, attività sportive e ricreative. Noi abbiamo, vabbè, accessori per uffici e alloggi 129, manutenzioni varie e riparazioni 1320. Allora, io faccio una considerazione un po' più generale. Le palestre del nostro municipio versano in condizioni pessime. Noi abbiamo scuole che sono, ed insegnanti di educazione fisica, che sono costretti a far fare ai propri alunni l'attività sportiva, o a non farla per niente perché la palestra è chiusa ed ha enormi difficoltà, oppure ad alternarsi con altre classi, o addirittura, assessore Pensi, a dividere un campo da pallavolo in due metà, una metà una classe, una metà l'altra classe. Sa questo cosa comporta? Comporta il fatto che è molto probabile che gli alunni, giocando, allenandosi e con spazi molto ristretti, si facciano male. E questo succede quotidianamente nelle palestre delle nostre scuole. Con questo non voglio dire che noi dobbiamo mettere i fondi sufficienti per aprire nuove palestre, ma su due cose io intendo insistere. La prima, la manutenzione e le riparazioni delle palestre, queste sono fondamentali. Secondo, le attività sportive. Allora, lo sport io lo reputo un punto fondamentale della vita di un individuo. Questo perché? Perché ti insegna il contatto e il rapporto con il compagno di squadra, insegna cosa significa mettere alla prova se stessi, insegna soprattutto il rispetto per l'avversario. Allora, su un municipio io non è mai stato messo, non sono mai stati messi i fondi sullo sport. E io su questo invece vorrei una netta inversione di rotta, e non perché io abbia chissà quale idea in mente bellicose, ma semplicemente perché veramente tramite lo sport noi possiamo combattere tanti, ma tanti disagi sociali. Ciò che succede spesso nelle periferie, faccio l'esempio napoletane, dove vengono aperte palestre anche da grandi campioni che hanno vinto mondiali, sono stati alle Olimpiadi e riescono a trascinare via dalla droga, dal disagio molti ragazzi, è l'esempio di come lo sport possa essere un vero deterrente a quello che è anche l'abbandono scolastico da parte dei ragazzi, dare ai ragazzi una motivazione. Lo ripeto spesso, noi abbiamo milioni di ragazzi che non sono coinvolti in nessun percorso scolastico, in nessun percorso educativo, in nessun percorso associativo. Sono persone che non esistono per questa società, ma che noi possiamo recuperare tramite lo sport. E quindi io invito sempre ad una riflessione, poi, quando facciamo gli stanziamenti di bilancio, perché anche un po', anche quel poco che serve per darci un là e per iniziare e per coinvolgere i ragazzi, secondo me può esserci molto utile. Vado verso la fine, così insomma mi riprendete, perché penso che... Interventi relativi al commercio. IIC, anche in questo caso i fondi messi a disposizione sono pochi, e faccio presente che non sono, mi è scappato il foglio, non lo trovo più, comunque non sono i fondi per i mercati, questi era in particolare riferito alle manutenzioni varie, e quindi anche questo, per esempio, noi abbiamo avuto un'associazione commercianti in commissione commercio, la quale diceva qua non ci sono neanche i soldi per la delimitazione delle aree di competenza dei singoli ambulanti. Cioè, effettivamente questo è un tema che va avanti da un bel po'. Anche nelle scorse commissioni commercio, era presidente la consigliera Caccamo, avevamo più volte sentito la polizia municipale, la quale, non solo la polizia municipale ma anche altri portatori di interessi, i quali richiedevano effettivamente la delimitazione
creazione dell'area della bancarella, che potrebbe essere anche a livello visivo e anche per gli stessi cittadini, che dovrebbero essere disincentivati ad acquistare lì dove sai che fuoriesci e quindi non sei regolare. E quindi su questo anche poco potrebbe essere già un buon inizio. Passo agli ultimi tre. Tre emendamenti riguardano: il primo, l'attività tecnica. Allora, qua c'è una piccola nota: la manutenzione delle 100 piazze. In commissione io ho chiesto, ma le 100 piazze, 5.000 euro, mi sembra un po' pochino. Quindi, cioè, però le dico la verità, nessuno ha saputo rispondermi in commissione su che cosa volevamo farci su quei 5.000 euro, perché se sono 5.000 euro per 100 piazze, quei 5.000 euro sono inutili poggiati là su quella voce di bilancio, mettiamoli da qualche altra parte. Sto andando a concludere, Presidente. E quindi questa è la prima nota che mi chiedo: la manutenzione delle 100 piazze, 5.000 euro. Mi sono fatta qualche domanda. Attività tecnica, in particolare interventi in danno, sgombero e demolizione di manufatti, opere edilizie abusive. Allora, su questo purtroppo io ho notato che i fondi messi a disposizione sono pochini, ma sono pochini non per maggioranza, per l'opposizione, sono pochini per il lavoro che debbano fare i vigili e che questo municipio è chiamato a fare, perché effettivamente nel controllo delle determinazioni dirigenziali noi abbiamo più volte ravvisato moltissime, diciamo, determinazioni dirigenziali che sono ingiunzioni a demolire. Ora, io credo che non debba essere, questo è vero, non debba essere il comune o il municipio, nello specifico l'amministrazione, a intervenire nel momento in cui il privato è anche in torto. Tuttavia, gli interventi in danno, così come lo sgombero e la demolizione di manufatti abusivi, non è un favore, cioè noi dobbiamo intervenire perché dobbiamo garantire al cittadino onesto che quella manufatto non l'ha costruito, che è stato corretto nella sua costruzione, nella costruzione di una casa, nel mantenere pulito un giardino, perché l'intervento in danno non è solo su opere, l'intervento in danno è anche quando noi, per esempio, vi ricorderete la cartiera di via Appia, o adesso abbiamo il problema di via Colfelice con altra bomba d'orologeria, ma ne parleremo dopo nell'ordine del giorno. Sono tutti interventi che dovrebbe fare il privato, che il privato non fa e sui quali però noi non possiamo chiudere gli occhi, perché chi ci rimette poi è il cittadino, che in realtà è il cittadino onesto, è il cittadino che oggi paga le tasse e che si è comportato in modo corretto e chiede anche una tutela da parte dell'amministrazione. Per questo io ritengo, insieme al consigliere Carlone, Fratelli d'Italia, la necessità di aumentare gli interventi in danno, lo sgombero e la demolizione dei manufatti, opere edilizie abusive, che sul nostro municipio, con il patrimonio archeologico che abbiamo, basta farci un giro e capiamo qual è la situazione. Ultimo punto, IVP, manutenzione e servizi per il verde. Non sono mai sufficienti i fondi, voi avete ragione, ma visto che siamo in un bilancio preventivo e io spero di non trovarmi a dover poi non avere i fondi neanche per gli interventi urgenti, si poteva anche qui chiedere qualcosina in più. E qualcosina in più è stata chiesta, secondo me, come ho detto all'inizio, considerando l'andamento degli ultimi anni, che poi effettivamente è dipeso molto dalle risorse economiche di Roma Capitale, quando si è stato chiesto 100, se no arrivava il 20%, quindi se noi chiediamo poco ci arriverà sicuramente poco, perché le esigenze probabilmente le reputano delle esigenze minoritarie rispetto ad altro. Concludo solo con una piccola nota. Ho già parlato del
scusate, del definanziamento di 1,7 milioni per l'Appio Primo, del definanziamento per le barriere architettoniche 1 milione. Questo mi è parso molto strano a livello comunale. È una proposta, io spero che non venga accettata, perché sarebbe anche per noi, che poi dobbiamo intervenire sui territori, un molto molto pesante. Queste sono tutte richieste aggiuntive, non abbiamo fatto spostamenti, stiamo chiedendo al Comune aiutateci a dare risposte più concrete ai cittadini. Con la presentazione di questi emendamenti crediamo di aver in realtà fatto un passo in più, nel senso che abbiamo preso in considerazione anche quello che è emerso dalle commissioni, quello che è emerso dagli uffici e dalle esigenze degli uffici stessi. Sul sociale mi trovo a sottolineare il fatto che purtroppo, nonostante 3 milioni assessore, che so che sono sufficienti, ma io raccontavo in commissione che oggi noi come servizi sociali non riusciamo a dare un sostentamento economico a una famiglia con 6 figli tutti minori, non riusciamo a garantire neanche la spesa di un mese, cioè io trovo allucinante, non riusciamo a garantire almeno una tantum, significa che ti danno 500 euro a gennaio e poi non te li danno più. Non può essere un modus operandi questo. Io chiedo che sul sociale venga fatta una grandissima riflessione, perché effettivamente io poi giustamente possono sorridere, perché ripeto sempre questi due casi di questa famiglia e di alcune persone sono molto malate, ma non li ripeto perché non ho altri esempi, ma perché è talmente plateale la situazione e parte da esigenze concrete, che questi non sono, cioè non è ostruzionismo questo, perché se avessimo voluto fare ostruzionismo avremmo dovuto, e glielo dico, su ogni foglio di questi mettere una sola voce. L'idea di raggrupparle è per agevolare anche un lavoro che non solo dagli uffici, ma che potrebbe essere fatto anche da noi. Quindi non è stato un puro ostruzionismo, se non una volontà di far presente alcune osservazioni direttamente in aula. Chiudo dicendo che è vero che abbiamo avuto 10 giorni, ma sono stati 10 giorni con 2 weekend. Qualcuno forse si poteva svegliare un po' prima, nel senso che sottoponiamo, e non parlo di qua, noi vi ricordo che esprimiamo un parere che non è neanche vincolante. Quindi io non sto parlando di questa giunta municipale, ma di quello che sta succedendo in comune. E questo lo dico perché il bilancio è serio, è una cosa molto seria. Noi sul bilancio poi potremo fare mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, ma se i soldi non ci sono o non li mettiamo e non li incaselliamo bene, noi quei soldi non li avremo, e non li avremo poi per delle attività concrete che dovremo portare avanti durante tutto l'anno. Io ringrazio l'assessore, ringrazio i consiglieri, la presidente e insomma non so, poi mi dite voi come procedere. Grazie. Sì, io prima che andasse via il direttore ho chiesto, ci siamo consultati e lui ha detto appunto, e mi sembra una cosa buona, visto che c'è l'assessore qui oggi, di concedergli il tempo per la replica, no? Puntualmente sugli emendamenti come parere tecnico, visto che c'è, e poi procederemo tranquillamente alla discussione, che è quella prevista, dei 5 minuti per gruppo consigliare e poi espressione dichiarazione di voto. Quindi assessore, lascio a lei la parola. Grazie. Allora sì, solo per chiarire, l'ho già riferito perché ha detto che è colpa del comune un attimo, nel senso non è una questione di tempistica su quando è stato presentato, perché anche qualora fosse stato presentato non il 15 novembre ma il 10 novembre o il 1 novembre, noi sempre 10 giorni avevamo perché il regolamento dice quello, e purtroppo è stato presentato l'ultimo giorno, riuscendo a fare una cosa molto più importante. È vero che abbiamo avuto 10 giorni di tempo, ma ci dà la possibilità così di fare una programmazione annuale, che è ancora più importante. Allora, io assolutamente non voglio dire che è stato fatto ostruzionismo, no, dai, non è questo il caso nello specifico, però. E quindi tengo in considerazione assolutamente quello che lei ha presentato come argomento. Purtroppo
però le risorse per definizione sono finite, cioè nel senso non sono illimitate in quel, quindi se noi dobbiamo fare delle richieste serie, cioè come io vorrei fare delle richieste serie, in ogni caso quando si fa una richiesta, una programmazione, una gestione, di solito si deve indicare anche l'entrata, cioè, o comunque le risorse da cui uno chiede che vengano finanziate. Di solito, però è così. Infatti, quando la commissione bilancio mi ha fatto quelle note, io diciamo, ho detto sì, sono argomenti importanti, però è chiaro che per una questione non tanto di regolamento, per una questione di serietà di gestione di richiesta, perché magari è chiaro che in emendamento noi possiamo chiedere tutto. E l'analisi che io ho fatto e le richieste, i numeri che ci sono scritti là, anche gli uffici hanno analizzato queste somme, sono basate sul potenziale avanzo di alcune entrate che il municipio VII ha introitato nel 2016. Quindi quel milione di euro che fa parte della delibera scritta del parere della commissione, all'interno del parere della commissione, è stato indicato come somma, rinvenendolo in un potenziale, perché poi è chiaro che la ragioneria centrale che decide se le somme che non sono state spese ma introitate nel VII municipio vengono ridestinate o meno. Però io ho comunque voluto rimanere in una sfera di serietà nella richiesta, pur condividendo al fine molti argomenti come lei l'ha presentati, sono condivisibili assolutamente, anzi verranno presi in considerazione, ma sotto il profilo tecnico però alcune presentano, io non voglio tediare, però è obbligatorio rispondere, se mi si parla di PUA, i PUA sono finanziamenti che derivano dalla regione, non dal comune. Oggi abbiamo zero perché la regione non ci ha dato nulla. Ma è un finanziamento regionale, non è un finanziamento comunale. Inoltre i PUA, abbiamo elaborato già il progetto, è tutto un progetto che deve essere fatto insieme alla ASL, non è una questione prettamente municipale, è un progetto insieme alla ASL, ecco perché è finanziato dalla regione. E credo che li dovremmo garantire anche per il 2017 quando inizierà, perché ancora la ASL è ferma, quindi è una questione regionale. Per quanto riguarda, io continuo come in ordine, sui fondi di disagio sociali e altri fondi che lei ha citato, sono 10.000 euro da una parte e 9.000 euro dall'altra, sì, sono pochi effettivamente. Il problema, cioè il fatto è che molto spesso, come anche in questo caso, i progetti relativi sulle persone senza fissa dimora vengono finanziate anche con altre voci, cioè non necessariamente tutti i fondi per un progetto vengono presi da quella specifica voce. Questo è un fondo di disagi sociali che sono generali, quindi possono essere utilizzati per altre cose. Anche gli AD, cioè gli interventi per la manutenzione dei collettori delle fogne. Allora, in linea molto generale diciamo che questo è per il 99% competenza SIMU. Quindi il fondo di 68.000 euro, che sembra esiguo, effettivamente potrebbe essere esiguo, è comunque relazionato alle specifiche minime competenze che ha il municipio. Ecco, in ogni caso, di solito, tecnicamente, questo IAD viene ricompreso nella manutenzione stradale, quindi è tutto. Non si fa certamente l'appalto per la manutenzione dei collettori, si fa l'appalto su in generale, e quindi questa è la cosa. Sui minori, l'AIC, assolutamente un problema importante, quello evidenziato. Noi quello che abbiamo fatto è quello di almeno garantire fino a dicembre il minimo, cosa che prima non c'era, quindi lo sforzo è questo. Ciò non vuol dire che ci fermiamo qui, questo assolutamente. Noi infatti stiamo già, l'assessore al sociale e alla scuola hanno già fatto moltissimi incontri con le scuole, stanno rivedendo tutti i servizi sociali, perché ricordiamoci che la nostra, cioè una corretta gestione, una seria anche richiesta implica non solo richiediamo dei fondi, tanto vediamo, no, noi dobbiamo tenere in mente che sono sempre fondi che derivano dalle tasse dei cittadini,
non sono noccioline, noi li dobbiamo gestire per bene. Prima la prima cosa da fare è vedere, è rispondere, ma quello che abbiamo non è sufficiente, perché non è sufficiente in assoluto, in senso assoluto, o perché magari è speso male e si potrebbe razionalizzare o comunque efficientare. Ciò non vuol dire abbassare la qualità dei servizi, anzi, molto spesso viene migliorata, perché si rendono molto più efficienti gli interventi. Faccio un esempio: il passaggio dall'assistenza diretta dall'assistenza indiretta a quella diretta è comunque un passaggio che determinerebbe una riduzione dei costi, ma un aumento della qualità del servizio per tutti, per chi ne usufruisce. In generale è questo, ed è previsto anche dalla normativa 355. Quindi, in linea generale, noi stiamo procedendo ad una riorganizzazione. Ciò non toglie quindi che in futuro noi potremmo trovare, senza chiedere risorse aggiuntive, anche col bilancio di 20 milioni di euro sul sociale, risorse aggiuntive da destinare per aumentare un po' le ore all'EC. Questa è una valutazione che lo faccio dopo, non la faccio a priori chiedendo dammi altri 500.000 euro, perché comunque mi sento un po', visto che ci hanno riconosciuto tutto l'assestato, richiedere ancora fondi sul sociale non è... Mi faccio prima una valutazione, poi ho dei dati e ti dico mi servono ancora di più. Stessa cosa su servizi per la famiglia, come ha detto lei prima, ci sono pochi, sì, però i servizi per la famiglia vengono finanziati anche con altre voci, per esempio i contributi sull'alloggio, potrebbe essere anche ci sono circa 890.000 euro, quindi è molto più variegato da un punto di vista tecnico l'intervento. Poi sulle scuole, cito tutte, senza citare ciascuna, il materiale didattico. Il materiale didattico sul bilancio è sostanzialmente una partita di giro, noi non abbiamo competenze nella fornitura del materiale didattico nelle scuole perché è prettamente dipartimentale, così come i banchi, così come le sedie. Derattizzazioni, andiamo avanti sempre, le derattizzazioni in linea generale, sì, lei ha citato 11.000 euro, è vero, e in generale se noi andiamo a vedere su tutte le scuole sono circa 30, non sono sufficienti, va bene, siamo d'accordo, però bisogna stabilire, abbiamo 30.000 euro sulla derattizzazione, non è zero, non è 11.000, è 30, intanto utilizziamoli, vediamo se poi ce n'è bisogno e li chiediamo. Questa è la cosa. Poi sui centri anziani, la manutenzione sui centri anziani, difficilmente si troverà una voce specifica sulla manutenzione specifica sui centri anziani. Il centro anziani viene considerato come patrimonio municipale, perché effettivamente è un patrimonio municipale, quindi la manutenzione rientra nella voce del patrimonio municipale, dove ci sono circa 120.000. Poi andando sempre avanti, sulla segnaletica, effettivamente la segnaletica, come dicevo prima al consigliere Giuliano, ci sono 367.000 euro, sono pochi? Probabilmente sì, questo è considerando che ci hanno dato sulle strade un milione, quasi un milione e due in più, si potrà ragionare forse in seguito, però ad oggi io non mi sento di chiedere tutto, se no facciamo la lista della spesa e va bene, si può andare avanti così, poi sarà il consiglio chiaramente a decidere e non io. Sull'utilizzo dei materiali per la segnaletica, assolutamente un argomento su cui vorremmo approfondire anche come giunta, voi come commissione avete già fatto alcune riunioni, e vi consiglio comunque di continuare, perché secondo me è un argomento che va approfondito, poi vedete voi. Sull'indagine geognostiche e geologiche, sì, questi di solito sono 12.000 euro in tutto che sono presenti. Di solito un'indagine costa 1.000-1.500, però non viene fatta su ogni manutenzione sulle strade, ma viene fatta su questioni specifiche, diciamo particolari, che ne so, un ponte, e allora io mi faccio l'indagine geologica e geognostica perché più deve essere abbastanza approfondita come progettazione. Sui consorzi, al di là della voce, che è prettamente del Comune di Roma il rapporto anche, però noi politicamente abbiamo già con l'assessore Vivace portato avanti una forte collaborazione con i consorzi,
che molto spesso hanno ancora in bilancio dei fondi pubblici e che potrebbero spenderle, quindi noi stiamo cercando di arrivare ad un accordo con loro per gli interventi non solo attraverso la creazione di parcheggi, ma anche attraverso delle opere primarie come possono essere le fogne, soprattutto nell'extragra, nelle zone, diciamo, di periferia dove manca proprio l'opera primaria. Posso andare avanti così? Sì, effettivamente prendo un altro esempio, effettivamente sui fondi destinati al Consiglio all'operatività politica sono stati ridotti, stiamo parlando di 2-3 mila euro, cerchiamo di dare un'idea, che possono essere comunque, in relazione alle necessità, trovate all'interno stesso del bilancio, però la riduzione di 2-3 mila euro io la leggo alle spese politiche, io la leggo più come un segno politico, cioè ci riduciamo noi le spese un po' per dare di più alle strade oppure alle scuole, questo è il senso politico, è chiaramente un segnale indicativo, perché non è che mi risolve 2-3 mila euro, però è un segno che viene dato. Poi questo è il ci sono altri, io quello che avevo segnato, sì, soggiorni anziani, per carità, punto importante da tenere in considerazione, è una questione anche di priorità, i soggiorni anziani sono importanti, però dobbiamo cercare magari di abbattere le liste d'attesa sui servizi sociali, quindi su questo io valuterei dopo un'analisi specifica. Gli impianti sportivi, sì, altra questione, impianti sportivi, diciamo che lo sport, la manutenzione, perché lei ha diviso la manutenzione e le attività ricreative, allora la manutenzione delle palestre, nello specifico, anche se c'è una voce ISS, ricade comunque nella manutenzione delle scuole, quindi con quegli appalti si può intervenire anche sulle palestre. Noi, come ripetevo prima, ci sono adesso nel 2017 circa 5 milioni di euro sulle scuole. Per quanto riguarda le attività invece di incentivo, sport ricreativo, comunque di stimolo anche minimo, certamente se noi andiamo a vedere nella voce, credo sia ICR, ci sono 28.500 euro. Non è sufficiente, però è quello che lei magari chiedeva, cioè un piccolo aiuto. Su ICC, che credo sia, comunque io ho fatto un'analisi generale senza tediare molto, su ICC che sono invece il commercio, sì, i fondi possono essere reperiti anche altrove, è notizia di poco, neanche 20 giorni fa, che il municipio si è reso beneficiario di un fondo regionale che deriva da un fondo europeo per le reti d'impresa. E se io non ricordo male, perché in giunta sono stati già discussi questi progetti, erano stati presentati e mandati avanti dal municipio circa 5-6 progetti, quindi sono in valutazione. Quindi anche i fondi europei come municipio li stiamo, dove non riusciamo ad arrivare noi direttamente, magari attraverso la regione o attraverso i fondi europei cerchiamo di acquisire qualcosa. Questi sono le cose che mi ero segnato, magari mi scuso se non ho risposto puntualmente proprio a tutto quello che ha detto lei, quindi lascio la parola ai presidenti o al capogruppo per la dichiarazione di voto, credo. Grazie. Prima della dichiarazione di voto ci sono ancora interventi da poter fare, perché ogni gruppo può intervenire e fare il proprio intervento per 5 minuti. Quindi se qualcuno vuole intervenire. Non ci sono interventi sugli emendamenti? Consigliere Toti? Sì, ma diciamo che gli emendamenti hanno toccato tutte quante le voci, hanno quasi toccato tutte quante le voci del bilancio municipale. Un bilancio municipale, voglio dire, derivato come abbiamo noi, è un bilancio che ha grosse difficoltà. Quando l'assessore ci parlava dei 10 giorni, è giusto, i 10 giorni noi abbiamo, ma questo la dice lunga
rispetto alla non volontà di decentrare delle amministrazioni precedenti. Dagli anni Ottanta si dicevano già istituite le circoscrizioni di decentrare veramente poteri nelle grandi città e dargli la possibilità di avere municipi con capacità di deliberare su bilanci decentrati. Questo non è mai stato fatto e questo è centrale rispetto al dibattito che noi oggi andiamo a affrontare. Non a caso l'assessore ha ripetuto più volte decentramento. Il decentramento appunto che non c'è stato in questi anni nella città di Roma e che io spero, ho molte speranze, però non so fino a che punto ci sia la volontà da parte di questa nuova maggioranza di arrivare a un decentramento concreto, perché la prima cosa che noi siamo andati a votare, io sono stato uno dei pochi a votarla favorevolmente rispetto al decentramento su delega sul commercio, è stato detto anche in modo serio che mancavano il personale e i mezzi. Però qual è il discorso? Che ci dovrà pensare la maggioranza prima di fare un discorso di questo tipo, a pensare non solo al decentramento ma a mandarci anche quelle che erano chiaramente le risorse umane e risorse economiche, e questo non è stato fatto. Come, e io spero che anche rispetto a questa il presidente del nostro municipio cambi, perché nelle linee programmatiche, come diceva Fratelli d'Italia, ha votato a favore, noi non abbiamo votato a favore, nelle linee programmatiche, e io lo puntualizzai in quell'intervento, mancava un riferimento esplicito da parte della Presidente del Municipio rispetto al decentramento. Io spero che che in questo ci sia un cambiamento. Ecco, rispetto poi ai temi che è andata a disquisire, sulla quale ha parlato la consigliera del Partito dei Fratelli d'Italia, ecco, sui servizi sociali, sì, c'è un, io l'ho visto anche a livello di bilancio del Comune di Roma, un miglioramento rispetto al passato. Ci sono rispetto al passato sul bilancio del sociale 39 milioni in più, però ci sono meno fondi a livello comunale rispetto agli RSA e rispetto al discorso della riabilitazione per 24 milioni di euro. E questo qui, cioè, voglio dire, noi ce lo ritroviamo anche nel bilancio municipale, perché ecco, non c'è stata un'attenzione, ad esempio, rispetto, anche se ci sono stati 3 milioni, 3 milioni in più, non c'è stata un'attenzione, diciamo, no? Che io penso anche debba essere centrale rispetto al discorso degli anziani. Ma anche, come diceva in precedente altri consiglieri, rispetto alle barriere, io dico anche alla segnaletica dei disabili. Tanti disabili sono venuti da me e mi hanno detto della impossibilità di essere riconosciuti in quanto le strisce gialle che segnalano questi parcheggi purtroppo non scompaiono in pochissimo tempo, e comunque non vengono, perché la vernice è quella che è, la vernice ecologica, però non vengono riattivati. E perciò, ecco, io volevo dire questo rispetto al sociale. Rispetto al verde c'è una volontà di, qui vedo se, rispetto al verde c'è un aumento rispetto all'indicazione che è stata data dal Comune di Roma, però comunque è fortemente sofferente il verde municipale. Rispetto alle scuole ci sono interventi che comunque sono ancora insufficienti. Rispetto
al poi un altro tema dell'ambiente rispetto a, sempre a questa cosa, c'è una diminuzione di ben 11.700.000 rispetto al bilancio del Comune di Roma dell'anno precedente. Molto è dovuto pure da parte della Regione Lazio, che ha sottratto dei contributi rispetto a questo, ma comunque io penso che sia insufficiente rispetto alle esigenze della città di Roma e alle esigenze del nostro municipio. Rispetto alla manutenzione delle strade, anche rispetto a questo, ma poi io lo riprenderò poi successivamente all'ordine del giorno che ho presentato, anche rispetto a questo c'è un esiguo trasferimento, 10 milioni direttamente ai municipi, che comunque, come ha detto l'assessore, ha avuto degli incrementi, però voglio dire è comunque insufficiente rispetto alla situazione generale. Non so se ci sono altri interventi prenotati prima della dichiarazione di voto. Consigliere Giannone, prego. Sì, grazie Presidente. Volevo solo esprimere un mio pensiero. Non aggiungerò nulla nel merito degli emendamenti perché non strettamente nelle voci, diciamo, richieste aggiuntive negli emendamenti, perché il Vicepresidente, l'Assessore Commisso ha chiaramente risposto in modo preciso e puntuale anche dal punto di vista proprio tecnico. Però volevo evidenziare con alcuni concetti fondamentali sui quali non possiamo, diciamo, passare sopra. Allora, io vorrei dire tre parole: serietà, responsabilità e programmazione. Mi sembra che il ragionamento fatto oggi, portato oggi dall'assessore, evidenzi dei caratteri di serietà, perché quando c'è la coperta corta è facile tirarla tutta da una parte, da qualche altra parte prima o poi si scoprirà qualcosa. Per cui capire che c'è stato un lavoro, diciamo, minuto di cesello in quelle che erano, diciamo, le richieste che abbiamo, richieste o insomma note che abbiamo lasciato in commissione, valutate comunque in modo soppesato con gli uffici, significa aver dato un peso a queste richieste, quindi una valutazione anche di fattibilità concreta, perché si possono chiedere tanti soldi in più, ma poi bisogna che il bilancio sia anche sostenibile. E quindi questo significa una grande responsabilità nel non aver eccessivamente inserito voci, incrementi, no? Eventualmente non poi spendibili di fatto. E comunque sia, in questo modo si può avere un bilancio quindi utile, perché è un bilancio con delle spese effettivamente spendibili, utilizzabili. Ora sarà a noi nelle commissioni prendere l'avvio da questo bilancio, cominciarlo a spacchettarlo per ogni voce e cominciare a capire cosa vogliamo fare, come volerlo utilizzare, come voler utilizzare queste cifre previste, questi incrementi, con azioni pratiche operative sul nostro territorio. Quindi il coraggio c'è, anche se non lo vorrei, diciamo, non è un coraggio correre così senza, verso una meta senza un obiettivo, è un coraggio forse ancora che deve prendere ancora forza, ma abbiamo dei dati, dei numeri, non possiamo essere intrepidi ma senza avere cognizione di causa. Quindi questo bilancio, il fatto stesso che ai municipi siano stati riconosciuti un più 15%, significa andare verso forse il decentramento. E così l'abbiamo detto, è solo un 15% in più, ma è un più. Quindi a me sembra che ci siano dei primi punti
primi spunti interessanti su cui lavorare. Per questo diciamo anche dicevo, coraggio anche nel senso di riuscire a programmare correttamente in quello che sono il rispetto dei tempi. Ora mi sento per questo di essere, diciamo, di dare un giudizio, diciamo, mio personale positivo, tendenzialmente come dire, favorevole, positivo. È un primo passo, è anche un primo segno di svolta, di cambiamento rispetto a quello che si era fatto prima, anche nelle stesse tempistiche con cui è stato presentato il bilancio, è stato approvato, diciamo, è stato, diciamo, portato entro i termini. Quindi questi sono piccoli segnali che però stanno a segnare un grande cambiamento. Grazie. Altri interventi? Uno per gruppo. Allora, passiamo quindi alla dichiarazione di voto. Ah, c'è l'intervento? No, dichiarazione di voto. Sì. Dichiarazione di voto, a facoltà di parola la consigliera, sì, Cerconi. Allora, appunti, 3 minuti. 30.000 euro pulizie, io ricordo sempre, sono 139 plessi. Per i PUA c'erano dei fondi residui dello scorso anno della Regione che oggi non sono in bilancio. Per quanto riguarda i contributi economici alle famiglie non sono sufficienti. A e C la valutazione è stata già fatta e andiamo a garantire il servizio minimo, non la valutazione è già stata fatta. Per quanto riguarda il contributo alloggio è vero, ma il contributo alloggio si è soggetti ad alcuni vincoli, per esempio quello dello sfratto e della registrazione di un nuovo contratto. Cioè, io non ti do il contributo alloggio finché tu non fai un altro contratto e già non dai 2 mensilità. C'è qualche problemino, per quello io dicevo che non era sufficiente. E lei diceva che che i servizi per la famiglia erano anche su questa voce di bilancio, capisce che non è possibile. Consigliera Cerconi, la posso interrompere solo un attimo? Perché no, assolutamente, a tutto il tempo volevo fare una proposta, gli emendamenti votarli uno a uno, perché magari non ci ricordiamo, non è che si possono bocciare in blocco, o è corretto, no? Quindi volevo dire dichiarazione di voto, su questo vorrei essere chiara, su ogni emendamento, quindi a partire dal primo. Io farò una dichiarazione di voto generale. Perfetto. 3-4 perfetto. No, io questo è per dare modo a tutti, insomma, sì, di essere precisi. Dico solo 2 cose. Non sono state fatte variazioni di bilancio, preciso, rimodulazioni, sono state chieste delle aggiunte. A riguardo, lei, assessore, mi dice che la valutazione deve essere fatta dopo, cioè noi iniziamo con questo e poi vediamo quello che ci serve o non ci serve. Io le ho detto un'altra cosa, io le ho detto sulla base di quello che già noi sappiamo che ci serve e che gli uffici già hanno fatto questo tipo di valutazione, io ho proposto questi aumenti sulla base di quello che noi già sappiamo. Gli hanno fatto riferimento, ho fatto riferimento a poco prima, a commissioni, a interventi degli uffici all'interno delle commissioni, cioè bilancio 2016 più assestamento di bilancio 2007 che abbiamo 2017 che abbiamo molto apprezzato. Ad oggi, per le esigenze che ci sono state date, fornite dagli uffici, purtroppo, ma ve ne siete resi conto, non è sufficiente. Io questo sto dicendo, che è vero che è stato fatto un gran lavoro tentando di mettere al bilancio di previsione 2016 più assestamento 2017, ma sulla base di quello che oggi gli uffici ci dicono, purtroppo neanche questo è sufficiente, questa è la realtà. Il milione di cui parla lei dovrebbe comunque rientrare nel famoso fondo crediti di dubbia esigibilità. Vi spiego, è cambiato il bilancio di previsione 2017, ad oggi noi facciamo riferimento alle competenze al saldo finale, cioè entrate finali più uscite finali, e non può essere questo fondo, quindi sulla base di quel milione a cui lei si riferiva, quel milione in realtà si
entrerà in questo fondo crediti molto probabilmente. Nel fondo crediti del bilancio del comune non potrà essere né impegnato né utilizzato, e soprattutto questo fondo crediti non rileva ai fini del saldo finale. Allora mi chiedevo, il milione che lei ha visto è già il milione che ci è entrato sulla base dello scorso anno, e lo storico dello scorso anno? Perché se è lo storico dello... Scusa, vabbè, vado a concludere. Allora, le dichiarazioni di voto possono essere motivate. Io stavo dando tempo per capire se la motivazione dietro c'era. Va bene, vado a conclusione. Allà, vado a conclusione, non va arrabbiate, tranquilli e sereni. Allora, sta sereno. Allora, non è un dibattito. Vado in conclusione e dico che è vero che no, io ho proposto degli emendamenti, su questi emendamenti è stato detto che si tratta comunque di un bilancio derivato, è vero che il bilancio è derivato, ma le domande che faccio a me stessa sono: quindi se il parere non è vincolante che facciamo? Non vogliamo incidere in maniera concreta? Cioè vogliamo lasciare ad altri la possibilità di decidere per noi su quanto darci e come gestire i fondi che in realtà ci servono su questo territorio? Io credo che il bilancio può essere anche un bilancio derivato, ma i problemi e le risposte che dobbiamo dare ai cittadini siamo noi a doverle dare. In virtù di questi sono stati esplicitate le richieste e gli aumenti di fondi da parte di Fratelli d'Italia basati sulla concreta valutazione già fatta da uffici e sulla base delle esigenze dei cittadini. Grazie. Favorevole. Sì, l'ha detto. Agli emendamenti, certo. Allora, vogliamo procedere emendamento per emendamento per tutti gli altri in modo da capire di cosa stiamo votando, oppure... L'andazzo io già l'ho capito, quindi mi sembra abbastanza inutile far buttare a tutti voi il tempo per decidere sui miei emendamenti, nel senso che l'indirizzo è chiaro, l'assessore mi ha risposto, io la risposta già lo so prima del voto, e ovviamente quindi se a meno che il Movimento 5 Stelle non chieda di fare uno per uno perché ha intenzione magari di qualcosa di approvarla, o meno se loro già sanno come sarà l'andazzo, io chiederei di non perdere altro tempo e di votare tutte insieme. È una valutazione del Movimento 5 Stelle. Non si può. La votazione deve essere fatta, la dichiarazione sì, però la votazione deve essere fatta atto per atto. Quindi a questo punto parliamo dell'emendamento numero 1, non so se tutti avete le copie in modo che possiamo... Sì, ok, no, volevo solo, perché magari è stata fatta una presentazione generale, immagino che molti neanche si ricordano più quale sia il primo. Scusi, Presidente, una sola domanda, non ho capito bene se la dichiarazione di voto che dobbiamo fare adesso è singola, allora, è singolo emendamento come la votazione. Allora, ripeto, la dichiarazione di voto può essere singola o complessiva, decidete voi quale. Visto che non avete risposto, io ho dato per scontato che sarà di emendamento emendamento, ma se pensate al contrario io non ho niente... Ho detto che per velocizzare facevamo una dichiarazione unica, io pure... Sì, la dichiarazione sì, è quello che sto dicendo, dichiarazione unica, poi si vota però per alzata di mano, emendamento per emendamento. Sì. Allora, ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Guido? Grazie Presidente. Allora, io penso che le risposte siano già state date dall'assessore. C'erano probabilmente forse qualche altra cosa lì, in realtà però io prendo lo spunto dalla consigliera Cerquoni. E anche per tagliare i tempi a questo punto faccio un'unica dichiarazione a nome del gruppo. C'è tutto quello che ha risposto l'assessore, cioè per me resta. La consigliera Cerquoni anche più o meno ce l'aveva già capito. Noi ci esprimiamo contrariamente. Grazie. Allora, votiamo adesso gli emendamenti. Emendamento numero 1. Mi scusi. Contrari? Favorevoli?
Una qualsiasi. Astenuti? Quindici voti contrari, non ricordo gli astenuti, forse 1, 2, 3, 4, 5 astenuti e il resto è 4 favorevoli. Quindi non viene accolto. Emendamento numero 2. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Stesso medesimo risultato di prima, aspetto la conferma dall'ufficio consiglio, ma mi sembra lo stesso risultato come prima, quindi anche questo viene respinto. Numero 3. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Identico risultato, anche il numero 3. Numero 4. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Si è astenuto. Quindi anche questo stesso risultato. Il successivo all'emendamento numero 5. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Respinto anche il numero 5. Emendamento numero 6, favorevoli, contrari, astenuti, astenuti, ci sono astenuti per il... lo so, però devono alzare. Bene, anche questo viene respinto, siamo al numero 7. Favorevoli? Numero 7, favorevoli? Contrari? Astenuti? Stesso risultato, respinto. Passiamo al numero 8. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Stesso risultato, numero 9. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Respinto con lo stesso risultato, numero 10, favorevoli, contrari, astenuti, astenuti. Stesso risultato, numero 11. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Respinto con lo stesso risultato. Siamo alla 12. Favorevoli? Non so.
Favorevoli, contrari? Astenuti? Stesso risultato, siamo all'emendamento numero 13. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Respinto con lo stesso risultato. Numero 14. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Vanno purtroppo votati uno per uno, quindi. Ah no, pensavo che era per la votazione. Ah, ok. Bene, siamo al 15. Emendamento numero 15, il 14 è stato respinto. Emendamento numero 15, favorevoli? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Siamo addirittura d'arrivo. Respinto il 15, votiamo adesso l'emendamento numero 16, favorevoli? Contrari? Astenuti? Respinto anche il numero 16, siamo all'emendamento numero 17, favorevoli? Contrari? Astenuti? Respinto l'emendamento 17, stessi voti. E siamo allora all'ultimo emendamento, il numero 18, favorevoli? Contrari? Astenuti? Viene respinto quindi con lo stesso numero di voti anche l'emendamento numero 18. Passiamo ora agli ordini del giorno che verranno presentati. Sì, in ordine di arrivo. In ordine di arrivo abbiamo 11 ordini del giorno, firma Cerconi. 12. Gli ordini del giorno, la discussione avviene in questo modo, cioè la presentazione per 5 minuti e si procede subito alle dichiarazioni di voto. Ci sono qui le copie per chi le volesse. Ci sono pacchetti per i gruppi.
Andiamo avanti adesso per permetterci una pausa pranzo dopo, perché ci sono ben 24 ordini del giorno. Ah, 2 minuti per leggere gli emendamenti e gli ordini del giorno. Allora, 5 minuti per bisogni e per fisiologici e per lettura degli ordini del giorno, non più di 5 minuti, per favore puntuali, perché poi cercheremo di interrompere un pochino più a lungo per pranzo. No, la decideremo dopo in base al punto dei lavori, decideremo se è il caso di farla. Ah, per i consiglieri. Per i consiglieri, questo pure è un buon punto. La sospensione. Sospensione viene. Non è che pausa pranzo lo diciamo noi. No, no, non è una pausa, è piccola sospensione. Cercheremo di essere di buon senso e di fare la sospensione nei tempi dovuti. Ma